Buonasera a tutti, signore e signori, benvenuti al Corato Open Space. Permettetemi anzitutto di ringraziarvi per aver partecipato, per partecipare a questa serata di divulgazione astronomica, ultima della rassegna che abbiamo pensato per questo autunno, perlomeno per questo inizio d'autunno, ma non ultima ovviamente in senso assoluto, perché abbiamo intenzione anche di fare altri eventi di divulgazione che ovviamente andremo ad organizzare prossimamente. Sappiate che abbiamo ripristinato in parte il nostro telescopio, per cui a breve sentirete anche di noi in merito alla possibilità di osservare anche attraverso i telescopi alcune delle cose che vedremo questa sera. Consentitemi inoltre, prima di iniziare nella vera e propria esposizione, di ringraziare chi ci ospita stasera, Corato Open Space, che ci ha veramente accolti a braccia aperte. Di questo io, ma a nome dell'osservatorio, siamo davvero molto molto grati per questa possibilità. È una bella realtà che vi invito tra l'altro a seguire e in qualche maniera a interessarvi a quello che fanno, perché è davvero molto molto bello e non possiamo che davvero ringraziarli per questo. Ringraziamo anche i nostri sponsor che ci hanno consentito di riacquistare anche parte della strumentazione. Abbiamo la Corato Logistica che ci ha finanziati, come anche la CMA Lifts, quindi ringraziamo anche loro per il supporto che ci è stato dato. E prima di iniziare, consentite invece di fare un ringraziamento personale ai ragazzi dell'osservatorio che, insomma, come una squadra, noi siamo abituati a lavorare come una squadra, ma in particolare in questi eventi, insomma, c'è sempre molto da fare per preparare tutto quanto, quindi un ringraziamento a loro, perché chi in un modo, chi in un altro, rendono praticamente possibile questa serata e anche le serate passate. Poi lì in controluce vedo Felice, di cui poi dopo avremo modo di, insomma, avremo in qualche maniera modo di apprezzare per il lavoro che farà. Stasera particolarissimo, per cui sarà molto interessante. Lo ringrazio, ovviamente ringrazio anche lui. E, naturalmente, se avete interesse in merito all'argomento dell'astronomia in questo caso, e quindi magari siete appassionati, avete voglia di capirne qualcosina in più, come ho detto anche nelle altre rassegne, noi siamo un'associazione culturale che si occupa anche di formazione. Non facciamo formazione professionale, siamo tutti appassionati, però in qualche anno, insomma, di formazione qualcosina abbiamo avuto modo di impararla e quindi la mettiamo veramente con piacere a disposizione di tutti coloro i quali vogliono condividere questa passione. Per cui, proprio per questo, subito all'esterno del teatro trovate un banchetto allestito dove c'è Nunzio, mi sa, il nostro segretario, ed Elena, che vi daranno tutte le informazioni che insomma, necessitate per poter far parte del nostro gruppo. In più, se ne avete voglia, modo, in qualche maniera, stiamo raccogliendo ancora le ultime donazioni per poter ricostituire la strumentazione. Ci manca ancora qualcosina. Se avete la possibilità e la volontà, soprattutto, prima la volontà, potete aiutarci. Vi daranno anche informazioni in merito a questo. Stasera entriamo nel vivo adesso della faccenda e andiamo a un po' interpretare questo titolo, che è molto criptico secondo me e forse dice qualcosa a chi è addetto ai lavori. Quindi, dalle nebulose alle galassie. Possono sembrare due cose dissimili, ma comunque che fanno parte dello stesso ambito, perché siamo abituati a pensare alle nebulose come ammassi di gas a livello astronomico e alle galassie come ammassi di stelle, quindi possiamo pensare che le due cose siano in qualche maniera slegate. Come vedremo invece, si passa veramente dalle nebulose alle galassie per parlare del processo di formazione stellare, un processo che avviene, sta avvenendo anche in questo momento in svariati punti dell'universo e che abbiamo la possibilità oggi, e diciamo da qualche decennio in realtà, forse da un secolo a questa parte, di poter veramente osservare e comprendere. Questo perché noi abbiamo alzato lo sguardo al cielo già da parecchi anni, secoli, forse millenni, come umanità, cercando di capire che cosa noi avessimo sopra le nostre teste, no? Le sfere di vetro con le stelle luminose attaccate su, poi la teoria della Terra al centro dell'universo,
poi la Terra che si delocalizza, quindi che gira attorno al Sole. Insomma, c'è stata una bella evoluzione. Oggi andremo a parlare di quelli che sono dei processi che abbiamo compreso in realtà soltanto da pochissimo. Alcune delle cose che diremo, alcune sono note già da un secolo circa, dall'inizio del Novecento, altre invece sono state scoperte veramente qualche anno fa. Quindi parleremo anche di cose estremamente moderne e io ritengo anche molto molto interessanti. Come dissi la scorsa volta, questo è uno dei miei argomenti preferiti e sono sicuro piacerà molto anche a voi, perché tutte le immagini che vedrete, salvo qualcuna che mi riservo di indicarvi, ma lo comprenderete anche voi perché sono delle rappresentazioni, sono immagini reali, sono immagini scattate da veri telescopi, non sono ricostruzioni. Certo, alcune di queste sono in falsi colori, nel senso che i colori sono modificati per una migliore comprensione scientifica e alcune volte anche per estetica. Però globalmente le immagini che vedrete sono immagini che derivano veramente da questi oggetti, quindi la cui luce ha percorso delle distanze inimmaginabili per giungere fino a noi. Entriamo subito nel merito, togliendoci subito un dente, perché è un argomento che può spaventare, ma come al solito lo renderemo estremamente semplice, anche perché noi ne abbiamo a che fare, diciamo, quotidianamente quando andiamo ad osservare, a compiere un'osservazione. E parliamo di spettro stellare, questa parola strana che ci serve giusto per introdurci all'argomento. Parleremo di questa cosa che è estremamente tecnica e tra le cose più di base per parlare di astronomia e anche fisica astronomica, quindi quella che si chiama astrofisica. Io non sono titolato ovviamente a parlare di astrofisica, però farò del mio meglio per spiegarmi al meglio che posso, ma questo argomento è un argomento principe. È un argomento essenziale che consente di comprendere tutto quello che poi noi diremo e anche di comprendere molte cose che noi vediamo molto spesso, soprattutto sui libri, e chi osserva, chi viene ad osservare al telescopio, vede anche negli oculari dei nostri telescopi. Che cos'è lo spettro stellare? Allora, contrariamente alla parola spettro, immaginiamo qualcosa di spettrale, no? Quasi un fantasma probabilmente. Dovete sapere che effettivamente lo spettro, per come si forma, per come noi lo andiamo a vedere, somiglia a un fantasma, nel senso che è una figura molto intangibile di una figura molto più tangibile. Mi spiego meglio. Noi abbiamo un sacco di stelle sulla nostra testa, ne abbiamo tantissime, poi vedremo quante ne sono, ne abbiamo veramente tante. Di queste stelle, adoperando dei sistemi che si chiamano spettrografi o spettrometri, possiamo andare a scorporare, a scindere le varie componenti della luce che compone appunto questa luce che deriva dalle stelle, dalle nebulose, dalle galassie, e andarla a scindere nei colori fondamentali, nelle varie lunghezze d'onda. Se vi ricordate dal nostro primo appuntamento abbiamo detto che la luce bianca è in realtà un insieme di un'infinità di colori che vanno dal rosso al viola per quello che noi riusciamo a vedere, ma in realtà c'è tutta una regione al di sotto del rosso, che chiamiamo per questo infrarosso, e tutta una regione oltre il viola, che noi chiamiamo ultravioletto, proprio per questa regione, proprio per questa ragione. Noi, come umanità, purtroppo, vedremo a breve perché purtroppo, siamo vincolati dalla nostra percezione ottica a vedere circa dal rosso, corrispondente a una lunghezza d'onda di circa 700 nanometri, quindi un rosso abbastanza, anche qualcosina in meno in realtà, possiamo osservare intorno agli 850 nanometri, quindi una lunghezza d'onda abbastanza larga, fino a praticamente la metà, 400 nanometri, che corrisponde al violetto, al viola. Che cos'è lo spettro stellare? Perché questa immagine quasi di fantasma? Perché noi, andando a scindere la luce, andandola a separare attraverso dei prismi o dei reticoli di varia natura, andiamo praticamente a prendere una vera e propria impronta digitale di quella luce, di quella sorgente. Come non esiste un altro umano sulla Terra che abbia le vostre stesse impronte digitali, e quindi se la vostra impronta digitale viene in qualche maniera rilevata e associata al vostro nome, quell'impronta è vostra e solo vostra, come la targa della vostra auto, lo spettro stellare è esattamente identico. Ogni sostanza, ogni gas riscaldato adeguatamente, perché bisogna riscaldarlo a determinate temperature per poter avere l'emissione spettrale, che
sono sostanzialmente queste, che è questo tipo di cosa che adesso vedremo, deve essere appunto riscaldata adeguatamente per iniziare ad emettere spontaneamente luce. Ora, alcune sostanze emettono uno spettro continuo, quindi emettono tutte le lunghezze d'onda dal rosso fino al viola. Altre sostanze, la maggior parte, emettono linee di colori. Per esempio, l'idrogeno emette soltanto la luce rossa, soltanto una luce verdina, soltanto una luce un po' più violacea, violetta e poi anche ultravioletta. Per esempio, l'elio, vedete, ha un'altra impronta digitale, quindi noi possiamo dire di una sostanza che cos'è semplicemente vedendo il suo spettro. Se noi abbiamo una tabella dove abbiamo tutti gli spettri delle sostanze, noi possiamo andare a dire, ah, quindi abbiamo una linea rossa, una linea nell'ordine dei 656,3 nanometri, che vi ricordo essere l'unità di misura della lunghezza d'onda, quindi quella linea è dell'idrogeno. Quindi siamo sicuri che se vediamo questa linea, la sostanza che sta emettendo quella linea è l'idrogeno. Se ne vediamo una a 667,8, siamo sicuri che quella è l'elio. E ugualmente troveremo una a 587,5 e così via. Come vedete, il mercurio ha un'emissione di due piccole bande rosse, due bande gialle, una verde, una celestina, una viola e così via. Vedete le bande dell'uranio invece? L'uranio, se è adeguatamente scaldato, produce l'emissione di tante bande. Il motivo per cui si creano più o meno bande dipende dalla natura fisica del nostro atomo che stiamo andando a considerare. Quello che però ci interessa a livello di astronomia è un concetto che adesso magari sta passando un po' in sordina, ma che è molto importante. Cioè, se noi abbiamo una stella lontanissima, che non possiamo andare a toccare o a rilevare con un cucchiaino per farci poi un'analisi, per esempio, come possiamo capire di che sostanza è fatta quella stella, quel corpo celeste che noi stiamo andando a considerare, la stessa atmosfera terrestre? Beh, possiamo andare a valutare la composizione della materia che ha originato quella luce semplicemente andando a vedere lo spettro. Quindi se avremo l'elio e l'idrogeno insieme, noi avremo una banda così, poi avremo questa banda, poi avremo questa banda e così via. Quindi avremo una somma delle due bande. E siccome ogni banda è precisa e specifica per una sola sostanza, noi siamo in grado di dire in quella stella c'è l'idrogeno, c'è l'elio, c'è il litio e così via. Non solo, noi in realtà andiamo a fare una cosa un po' diversa, non andiamo ad analizzare lo spettro di emissione delle sostanze, perché le stelle sono così calde da emettere praticamente uno spettro continuo, senza nemmeno queste lineette che voi vedete. Ma proprio quelle lineette che voi vedete, se ci fate caso, sono delle linee di assorbimento. In pratica non vale solo la proprietà per cui se io scaldo il gas emette queste linee, ma vale anche la proprietà che se io ho una sorgente che emette tutte le radiazioni e di mezzo metto l'idrogeno, l'idrogeno va a sottrarre queste linee. Quindi se il Sole emette tutte le lunghezze d'onda ed è circondato dall'idrogeno, perché praticamente ne è composto, noi andremo a vedere su uno spettro continuo la mancanza, guardate un po', proprio della 656,3 che crea una linea mancante, della 486,1 che è una linea mancante e di tutta una serie di linee che io qui vedo che fanno parte per esempio di altre sostanze che ci sono nel Sole, in cui io riesco, attraverso le quali io riesco a dire che cosa sta componendo la mia stella e in quali quantità. Poi la quantità è un po' più complessa da calcolare. Però con lo spettro noi riusciamo non soltanto a dire che cosa compone quella stella, ma sappiate che ogni stella dell'universo ha uno spettro suo peculiare. Per cui, immaginando di avere una mente o un computer, un calcolatore abbastanza performante da avere in database tutti gli spettri delle stelle, noi potremmo propinargli uno spettro casuale e lui direbbe questo è lo spettro di Sirio, questo è lo spettro di Vega, per esempio, questo è lo spettro del nostro Sole. C'è un piccolo problema però, questo ve lo dico per curiosità, perché magari a qualcuno può venire in mente questa idea. Abbiamo detto che se noi mettiamo di mezzo qualcosa fra il Sole, fra il nucleo del Sole che emette tutta la luce e il nostro sensore, questa cosa va a creare delle linee di assorbimento, queste linee nere. E beh, però tra noi e il Sole c'è anche la nostra atmosfera, c'è l'aria. E infatti parte delle linee che noi vediamo nel blu normalmente sono le linee che la nostra atmosfera assorbe dalla luce solare. Di fatto noi, se vogliamo andare a fare un'analisi spettrale precisa, quelle linee le dobbiamo praticamente ignorare o in qualche maniera
regolare. Cioè, se noi sappiamo che l'aria crea sempre una certa linea spettrale, noi dobbiamo andarla a sottrarre semplicemente, comprendendo che tra noi e il nucleo solare ci sarà soltanto idrogeno, parte di elio e altre sostanze. Però ci sono stelle che sono composte anche da altre sostanze, per cui lo spettro sarà differente. Ora, sull'idrogeno mi preme farvi vedere un'immagine. Questa immagine è ottenuta con un semplice spettrometro che illumina una lampada di idrogeno. In pratica una lampada in tutto identica, in tutto e per tutto identica a quelle stradali che vedete arancioni, parentesi, quelle hanno il sodio all'interno, che ha solo le linee di emissione arancioni. Ecco perché le luci stradali voi le vedete colore arancione. Invece i LED, come le lampade a incandescenza, emettono uno spettro continuo. La somma di tutti i colori è il bianco e quindi la luce dei LED, come la luce a incandescenza, risulta essere una luce bianca e non una luce colorata. Utilizzando degli ioduri, delle sostanze contenenti appunto lo iodio, possiamo creare delle linee di emissione che sono più bluastre. Questo è il caso invece delle lampade azzurrine che vedete per strada, quelle sono a ioduri metallici. Invece le lampade a risparmio energetico sono lampade a fluorescenza. In pratica i fosfori che sono presenti all'interno delle lampade a risparmio energetico assorbono l'ultravioletto creato dal mercurio all'interno della lampada e lo riemettono sotto forma di luce visibile in tre linee, solo tre: il rosso, il verde e il blu. Ora voi direte, vabbè, ma io la luce la vedo bianca. È perché quei fosfori sono studiati per emettere soltanto il rosso che il nostro occhio vede, il verde che il nostro occhio vede e il blu che il nostro occhio vede. Perché vi ricordate, abbiamo detto che il nostro occhio non vede tutti i colori, ma li combina partendo da questi tre colori principali. E infatti questo è il motivo per cui quelle lampade non vanno bene per illuminare, per esempio, quando dovete scattare delle foto, non vanno bene perché il giallo in quella lampada non esiste, viene ricreato dal nostro occhio. E infatti è quella sensazione che avete di luce vuota, delle lampade a fluorescenza, delle lampade a risparmio energetico, scusatemi, proprio perché non è uno spettro di emissione continuo, ma è uno spettro a bande, come questo che vedete. Questo che vedete, dicevo, invece è creato prendendo una lampada normale di quelle, ovviamente non è prendendo, non si fa così, si prende una lampada specifica di idrogeno, però potremmo farlo sostituendo la sostanza presente all'interno di queste lampade arancioni stradali e andando a inserire all'interno dell'idrogeno, del semplicissimo idrogeno. Che cosa vedremo emettere? Innanzitutto, per energie molto basse, vedremo che la lampada brilla di un rosa tendente al magenta, precisamente l'idrogeno alfa, che in astronomia è una di quelle cose molto, molto sentite. L'H alfa, emissione H alfa, emissione idrogeno alfa. Che cosa significa? Tutte le nebulose che vedrete dopo hanno principalmente un colore rosso. Ricordatelo, ogni volta che vedete il colore rosso in astronomia, nelle nebulose, si tratta di idrogeno. Molto spesso, quando vedete le nebulose verdi, molto raro, è l'emissione dell'ossigeno. Se vedete nebulose blu, si tratta di scattering, lo stesso fenomeno che rende il cielo blu, quindi non è un'emissione di luce per via dei gas. L'idrogeno però non emette solo l'idrogeno alfa, ma emette anche una lunghezza d'onda di 486 nanometri, che è l'idrogeno beta. Questo lo vedremo dopo, a che cosa serve, però ricordatevi che l'idrogeno non ha il verde, non ha il giallo, l'infrarosso gli manca, ha parecchio ultravioletto, perché poi andando di qui verso l'idrogeno delta o così via, lì si finisce anche nell'ultravioletto. Per cui è bene ricordarsi che l'idrogeno emette specificatamente, la sua impronta digitale è il rosso. Ricordiamoci il rosso. Dove si formano le stelle? E qui, anche un passo indietro, vi faccio notare il colore della nebulosa. In questo caso questa nebulosa è in falsi colori. È un'emissione infrarossa per lo più quella di questa foto, però a breve vedrete delle emissioni invisibile, per cui l'idrogeno diventa effettivamente poi rosso tendente al magenta. Allora, dove si formano le stelle? Dove si è formato il Sole? Dove si formano tutte le stelle che noi vediamo nel nostro cielo costantemente? Allora, innanzitutto abbiamo detto più e più volte in questa rassegna che le stelle si formano principalmente con l'idrogeno, c'è bisogno di tanto idrogeno. E dove troviamo tanto idrogeno?
nell'universo lo troviamo in addensamenti, in nubi praticamente, che si trovano sui bracci delle spirali delle galassie. Quindi quando voi immaginate, no, tipo il nostro logo, la galassia, sui bracci, che sono questi bracci che si dipartono dal centro, noi troviamo lì abbondanza di idrogeno. E quindi con questa abbondanza di idrogeno c'è la possibilità potenziale di formare stelle. Però c'è bisogno anche di qualcos'altro. E infatti c'è bisogno di una causa scatenante, come sempre. Se l'idrogeno rimane lì, può rimanerci per miliardi di anni e non creare alcunché, nessuna stella, nessuna volontà. L'idrogeno non ha un'intelligenza per cui debba necessariamente creare una stella. Però ci possono essere delle cause che possono indurre la formazione delle stelle, che adesso andremo proprio a vedere. Un'altra cosa importante, oltre al trigger, oltre alla causa scatenante, occorre che vi siano delle polveri interstellari. Dovete immaginarle proprio come dei granellini di sostanze metalliche o comunque molecole, stiamo parlando comunque di atomi o molecole, non di certo della dimensione della polvere, molto più piccoli, che fungano da nuclei di condensazione, dove l'idrogeno si lega e queste sostanze catalizzano la formazione di una molecola. La differenza fra atomo e molecola è che l'atomo è praticamente l'unità fondamentale che poi va a costituire appunto la sostanza idrogeno. La molecola sono due atomi di idrogeno uniti che creano la molecola dell'idrogeno. Ora, qui non vedete questi grumi che sembrano addensamenti di massa, di materia, e sono esattamente quello che vi sembrano, cioè sono zone in cui la massa si addensa e lì è molto probabile che si formi la stella o che si stia formando e che noi non riusciamo ancora a vederla perché o è troppo fredda e non sta emettendo luce oppure c'è troppa polvere, c'è troppo gas e quindi la luce non esce da questo globulo, da questa parte. Noi li chiamiamo globuli di Bok, dal nome ovviamente dello scienziato che li ha studiati e se non ricordo male li ha prima, come devo dire, teorizzati, ecco questo è il termine giusto, e poi osservati, però non ne sono certo di questo. E in pratica in questi globuli di Bok cosa avviene? Per cause che adesso andremo ad analizzare, la materia inizia a collassare, in pratica a schiacciarsi su se stessa, creando un inizio di stella, che poi chiameremo protostella. Adesso vedremo anche questo. Ma possiamo vedere delle immagini di tutte le fasi del processo? Certo, l'universo è ampio, come vedremo ci sono più di qualche migliaio di stelle nell'universo, un bel po' di più, e quindi abbiamo modo di vedere quasi tutte le fasi della formazione stellare, anzi tutte le fasi della formazione stellare. La cosa però da dire è che senza queste tre cose il processo di formazione stellare non può partire. È come un incendio, no? Se io non ho il combustibile, il comburente e lo start, l'incendio non può partire, il fuoco non può accendersi. E così è per le stelle, però attenzione, le stelle non bruciano, ma adoperano una fusione nucleare per produrre energia. Quindi andiamo a vedere qualcosina. Allora, questa è la nebulosa Tarantola. Si chiama così perché vista a un telescopio invisibile, invisibile, non invisibile, cioè nello spettro visibile, la nebulosa appare a forma di tarantola, in cui questo sarebbe il centro del ragno e queste sarebbero le zampe. Ci vuole un po' di fantasia, però più o meno ci somiglia. Della nebulosa Tarantola parleremo parecchio perché al suo interno ci sono un sacco di oggetti, ma veramente tantissimi, di cui anche uno molto molto particolare, che non direste a giudicare da questa foto. Che cosa stiamo osservando? Cioè in questo momento, che cos'è questa roba? È un'esplosione? È un dipinto di un pittore? Insomma, un dipinto bellissimo. Allora, partiamo da quello che abbiamo già detto. Vediamo il rosso innanzitutto, quindi vediamo tanto idrogeno. Vediamo il bianco, quindi vediamo che in qualche maniera questa nube è illuminata da qualcosa, quindi da un sacco di stelle. Qui stiamo vedendo in realtà uno scatto, un'istantanea, in realtà i tempi astronomici, voi sapete, 10 milioni di anni sono un istante per i tempi astronomici, però stiamo veramente guardando l'inizio di un ammasso di stelle. Qui qualcosa si è già formato, più di qualcosa. Le vedete tutte queste stelline singole?
sono effettivamente nell'alto della foto stelle già formate. Ma qui, tutto questo idrogeno, che cosa, qual è la fine di tutto questo idrogeno? Beh, la pressione termica di queste stelle, il fatto che stanno emettendo energia, crea un vento solare, crea come il vento che noi siamo abituati a ricevere sul nostro volto, insomma su noi stessi, quando c'è vento, il vento applica una certa pressione su di noi, se è molto forte può impedirci anche di camminare. Bene, il vento solare è un flusso di particelle, mentre il vento atmosferico è un flusso di molecole d'aria, il vento solare è un flusso di particelle che spinge. Infatti esistono le vele solari, su cui noi possiamo anche spingere una... non è così semplice, però possiamo spingere un'imbarcazione con delle vele vere e proprie che funzionano quasi allo stesso modo di quelle terrestri, il principio di base è lo stesso. E qui quindi la pressione di queste stelle compatta l'idrogeno, comprime l'idrogeno. Questa compressione avvicina l'idrogeno a questo pulviscolo, a questi nuclei di condensazione, generando di fatto l'avvio della formazione stellare. Quindi questa è una fucina di stelle. Vedete qui, addensamenti di idrogeno, globuli di Bok, tutte queste zone più scure che vedete, questi addensamenti qui, in questa parte bassa al centro, vedete c'è anche una sorta di piramide. Insomma, ci si potrebbe incantare un attimo ad osservare questa foto e a dire, cavoli, sta succedendo più di un fenomeno. Qui stiamo osservando decine di migliaia di stelle potenzialmente formarsi. Andiamo avanti. Questa sta nella nebulosa Carena, un'altra foto reale, in falsi colori in questo caso, perché l'idrogeno in questo caso sono questi pilastri che noi vediamo. E che cosa stiamo osservando qui? Qui stiamo osservando un fenomeno già un po' più avanzato rispetto alla fase precedente, a quello che stavamo dicendo prima. Questi getti che vedete uscire perpendicolarmente qui a questa nube, ne vediamo uno qui, due qui, ce ne dovrebbe essere un altro, mi sfugge, no, ricordo male, si chiamano oggetti di Herbig-Aro, dal nome dei due scienziati che li hanno ovviamente compresi. Che cosa sono questi getti? Qui sembra una mano con una lancia, la nostra fantasia guerriera ci suggerisce sempre scenari del genere. Che cosa sono questi getti? Praticamente qui dentro, qui non si vede anche, ci sono delle stelle che si stanno formando, che girano su se stesse. Di fatto questa rotazione, per fenomeni ancora non del tutto compresi, scaglia l'idrogeno e altre sostanze più pesanti dai poli della stella. Immaginate la Terra nella sua rotazione, immaginate che possa scagliare delle sostanze, invece di lanciarle dall'equatore, le lancia dai poli. Quindi noi possiamo immaginare che la stella che sta qui, che si sta formando, che sta catturando idrogeno per formarsi, per via della sua gravità ovviamente, non la cattura per altri motivi, stia ruotando in questo modo e l'asse sia proprio questo che vediamo e lancia nello spazio sostanze ovviamente leggere, come idrogeno o altre sostanze tipo l'elio. Quindi questi oggetti sono molto interessanti perché ci stanno dicendo, guardate che lì c'è la formazione stellare, la stella non la vedi ancora perché è ancora avvolta da una grande coltre di gas, ma c'è, e fra qualche anno, intendo ovviamente milioni, non domani, noi qui non osserveremo più la nebulosa in questo modo, ma osserveremo una vera e propria mancanza di idrogeno con un puntino luminoso, che è una stella. Quindi anche il Sole, probabilmente il Sole no, però anche il Sole potenzialmente poteva essere visto così circa 5 miliardi di anni fa, un po' di meno, 4 miliardi e mezzo di anni fa. Quindi questa è una foto di una stella che non è ancora nata, un embrione stellare, così come avrebbero visto il nostro non ancora esistente sistema solare dall'esterno quasi 5 miliardi di anni fa. Questa invece è la nube di Rho-Ophiuchi, che è praticamente, Ophiuchi, scusatemi, che è praticamente una nube molecolare, quindi creata da idrogeno, principalmente idrogeno, illuminata dalle stelle che ci sono, vedete qui. Questo è un ammasso stellare, si vede non è una stella singola, questo è un ammasso di stelle
noi lo chiamiamo ammasso globulare, è un ammasso di stelle molto vicine legate dalla gravità delle stelle. Che cosa stiamo guardando qui? Allora, qui noi osserviamo come in una regione molto vicina a noi, questa è una delle regioni più vicine al nostro sistema solare con formazione stellare, qui siamo già in una fase avanzata in cui l'idrogeno è presente, però è molto più sparso. Vedete che differenza c'è tra la precedente, in cui c'è un vero addensamento di idrogeno, e in questa, dove l'idrogeno è già più diffuso. Quindi è una fase successiva. Qui invece può sembrare non esserci nulla, però vi invito a dare un'occhiata più attenta. Vedete questa regione centrale dove sembra esserci una regione più scura, dove sembrano mancarci delle stelle? Qui. C'è come una proboscide qui, fa così, e mancano delle stelle. Si intravede a malapena, non è così evidente, però rispetto a questa zona sinistra, qui a destra ci sono meno stelle. In realtà la quantità di stelle a sinistra e destra è la medesima, solo che di mezzo c'è qualcosa. C'è dell'idrogeno. C'è dell'idrogeno in concentrazioni tali da filtrare la luce. Noi siamo abituati a vedere l'aria trasparente, ma se ce ne mettiamo parecchia, l'aria non è affatto trasparente. Tra l'altro l'aria non è composta da idrogeno, se non in microscopica parte, ma l'idrogeno effettivamente agisce da filtro. Poi qui ce n'è veramente tanto, credetemi, sono svariati miliardi di chilometri di spessore tra noi e queste stelle. Perché non è rossa? Perché non è rosso questo idrogeno? Beh, abbiamo detto nella prima slide che il gas deve essere caldo a sufficienza per poter emettere luce. Se il gas è freddo, la luce non la emette. E difatti, questa noi la chiamiamo nebulosa oscura, e questa in particolare è la nube del Toro Auriga, che tra l'altro è ben visibile anche con un telescopio molto piccolo, puntando appunto tra la costellazione del Toro e dell'Auriga, e si vede come una mancanza di stelle. Su uno sfondo, questa è proprio la regione punta al centro, non al centro, però punta nella fascia della Via Lattea, dalla parte invernale, quindi ci sono decine di migliaia di stelle visibili al telescopio, si vede una mancanza, come un'ombra, appunto molto lieve, ovviamente questa foto non rende giustizia, ma ad occhio si vede in maniera un po' più attenta, più dettagliata, che è proprio una nebulosa oscura perché non sta emettendo luce. Un altro processo che non è partito magari qui, o che magari è partito altrove, ma che qui non si è ancora realizzato. Questa potrebbe essere una fase ancora precedente a tutte le altre. Quindi c'è l'idrogeno, non c'è nient'altro. Questa invece è una nebulosa famosissima. La nebulosa di Orione si vede anche ad occhio nudo, se si sa dove guardare, non dalla città. Ma la nebulosa di Orione è in questa foto ripresa in colori visibili. E infatti notate come noi possiamo identificare facilmente una regione con alto contenuto di idrogeno, tutto questo, questa parte, questo arco rosa, questa regione qui, e poi una regione di altissima formazione stellare, così forte che la foto è sovraesposta. E vi posso garantire, anche con una semplice macchina fotografica, questa regione è sempre sovraesposta se si mostra la nebulosa. Guardate la complessità delle forme, che si origina ovviamente dalla formazione di singoli ammassi stellari. La nebulosa di Orione, oltre ad essere uno degli oggetti più estesi in cui sta avvenendo il processo di formazione stellare, oltre ad essere un oggetto di facile osservazione sotto cieli decenti, è anche un oggetto molto particolare perché al suo interno noi possiamo osservare un sacco di cose differenti. Oggi parleremo di questo, più avanti parleremo di altro. L'altra volta abbiamo parlato, mi sa, nel secondo appuntamento, sì, abbiamo parlato in questa regione dei dischi che stanno formando dei piccoli sistemi solari. Stanno formando dei sistemi solari, non so se ricordate, erano dei dischi che noi abbiamo chiamato dischi protoplanetari. Si trovano più o meno in questa regione, dove noi non vediamo la stella, ma vediamo il sistema solare in formazione. Insomma, la nebulosa di Orione ha tanto da darci e da dirci anche. La cosa più sconvolgente di questa nebulosa, quando la si osserva dal telescopio, è che non è così luminescente come in questa foto, perché ovviamente è proiettata, non è a colori perché i nostri occhi, purtroppo al buio, non vedono a colori, ma la forma, questa struttura d'arco, è molto, molto ben visibile. E vi posso garantire che è uno spettacolo di quelli che
quando lo vedi la prima volta ci rimani un bel po' a vederlo, se hai un po' di interesse. C'è stato anche chi si è avvicinato e se n'è andato all'istante, però diciamo mediamente uno dice che cosa sto guardando, perlomeno dice che cosa sto guardando, cosa, se è rotto il telescopio, non lo so, se è sfocato il telescopio, perché poi ovviamente è una nebulosa, quindi è un effetto noto. Questa immagine, purtroppo, molti oggetti sono così lontani che abbiamo delle immagini veramente a risoluzioni molto molto basse, riprende una parte di una nebulosa che noi chiamiamo RCW120. Gli scienziati peccano un po' di fantasia, però va bene così perché quel codice ha un senso. E che cosa vediamo qui? Allora, abbiamo detto che per formare le stelle serve l'idrogeno, serve naturalmente del pulviscolo, della polvere interstellare, ci serve un trigger, ci serve una causa scatenante. Che cos'è questa causa scatenante? In questo caso, al centro di questa bolla, questa è una bolla, noi la vediamo come un cerchio un po' deformato, ma se la potessimo, se fossimo su una navicella e io fossi qui, la vedessi così come sono e mi girassi, avrebbe una forma tridimensionale. È proprio una bolla, come una bolla di sapone, un po' deformata da varie forze gravitazionali. È una bolla di idrogeno. Perché si è formata questa bolla? Studiando questa nebulosa, si è visto che nel visibile e in gran parte dell'infrarosso la stella centrale non si vede perché è offuscata dalle polveri. Ma se io osservo in determinate frequenze, al centro di questa bolla, nel punto perfetto del centro, vi è una stella gigante che con la sua energia termica allontana il gas e forma una bolla. Esattamente come se noi soffiassimo nel sapone e con la nostra pressione derivante dai polmoni gonfiassimo una bolla. Lo stesso fa la supernova, in realtà non ricordo bene se è una supernova o no, però non vorrei dire sciocchezze, è una stella molto grande che attraverso il suo vento solare forma questa bolla. C'è un dettaglio però, nella parte est, nella parte destra dell'immagine, qui dove è tutto bianco, e anche lì, anche qui, c'è effettivamente si vede che c'è della luce in più rispetto a tutta la bolla. Cosa sono queste due regioni, sinistra e destra? La pressione del vento solare ha compresso, ha dato il trigger a queste regioni per dove c'era già idrogeno, c'era già polvere interstellare e quindi questa compressione ha dato l'avvio al processo di formazione stellare. Di fatto questo bozzolo di luce, quest'altro bozzolo di luce sono fucine di stelle. In questo caso non ce ne sono tantissime, ne vediamo poche perché l'immagine è molto molto ravvicinata all'oggetto che tutto sommato è piccolo, ma vediamo che qui si avvia il processo di formazione stellare per causa del vento solare di una stella molto grande. Ma non è l'unica causa che noi possiamo identificare per il processo di formazione stellare. Quest'altra è una foto vera, come tutte le altre che avete visto finora. L'ho preciso perché alcune volte qualcuno può dire ok, è un disegno. No, no, queste sono foto che insomma ci arrivano dallo spazio, dai telescopi spaziali che sono... Io quando le vedo rimango un po' a pensarci perché mi sembra sempre incredibile, insomma, che ci siano degli strumenti lanciati fuori dalla nostra atmosfera che poi ci restituiscano questo livello di dettaglio, livello di dettaglio. Parlo di Hubble, ma non soltanto, ovviamente c'è anche il telescopio Spitzer, Chandra e una serie di altri telescopi spaziali che creano delle immagini, cioè ci restituiscono delle immagini che da Terra ce le sogneremmo soltanto. Cosa sono queste due galassie e perché ci interessano nel processo di formazione stellare? Allora, queste due sono due galassie che interagiscono, ce ne sono tantissime di galassie che interagiscono, l'ultima sarà nei ringraziamenti ed è una delle più famose. Queste due galassie interagenti fanno parte del catalogo Index, dell'Index Catalog, e su questo catalogo di oggetti astronomici le troviamo entrambe al numero 298. Sono dei cataloghi astronomici dove ogni numero corrisponde a un oggetto. Bene, questo oggetto che cosa ci sta mostrando? La collisione già avvenuta tra queste due galassie, queste sono due galassie che si sono scontrate, di cui questa non ha subito una grande deformazione, perlomeno da questa prospettiva non si riesce ad apprezzare, ma ha avviato il processo di formazione stellare nell'intera galassia secondaria, creando un anello di stelle nuove che si stanno formando, che si formano, si sono formate.
Cioè, non è soltanto la, che so, pressione termica, per esempio, di una stella ad avviare, a dare il trigger per far partire il processo di formazione stellare, può essere la gravità, l'urto, se vogliamo, anche se di urto non si parla, diciamo più la compressione dovuta a questo schiaffo gravitazionale che questa galassia imprime su questa, ad avviare il processo di formazione stellare, di fatto dove qui prima non c'era nulla, e adesso c'è un'intera galassia con una serie di gruppi di stelle in formazione. Siccome può sembrare che ci siano forse un centinaio di stelle qui, vi informo che dovete moltiplicare questo numero per almeno 100 milioni. Infatti qui stiamo guardando circa 10 miliardi di stelle, così in una botta, ma sono così ravvicinate, l'immagine è così piccola, da sembrare praticamente dei... questa è una stella, questa è una stella, questa è una stella. In realtà questi sono ammassi di stelle che contengono a loro volta migliaia e migliaia di stelle. Quindi è un qualcosa di veramente incredibile, almeno per me lo è. E infatti, nel processo di formazione stellare, facendo un passo in avanti, abbiamo la formazione della prima stella vera e propria, anzi non è una stella vera e propria, ma è quello che si avvicina di più a una stella, la protostella. Come il protopianeta è il progenitore dei pianeti, le protostelle sono le progenitrici delle stelle. E difatti, per via di compressioni termiche, urti tra galassie o turbolenze interne a questo piccolo globulo di Bok che si sta formando, alcune volte avviene che il nucleo di questa protostella, che dovete immaginare come una sfera del diametro di qualche chilometro, inizi a collassare. Il collasso di questo nucleo ne aumenta la temperatura. Voi sapete che quando comprimiamo un gas, la sua temperatura aumenta. Un esempio che si porta molto spesso, molto più quotidiano ovviamente, a suffragio di questa cosa, è quando noi gonfiamo le ruote delle biciclette. Ci rendiamo conto che la pompa si riscalda sia per l'attrito del pistone nella camera d'aria, cioè nella camera della pompa, ma anche per la compressione del gas, che quindi scalda scalda il gas stesso. Non cambia niente. Il fenomeno è molto magnificato, logicamente non stiamo parlando di una piccola pompa per biciclette, stiamo parlando di sfere di gas di enorme dimensione che iniziano a collassare. Questo collasso, che dura circa, come vedete, 10 milioni di anni, quindi non è qualcosa di breve, brevissimo a livello astronomico, ma non breve in tempi umani, porta il nucleo a innalzare la propria temperatura. Se il nucleo, perché non tutte sopravvivono ovviamente, se il nucleo sale oltre la temperatura di 2000 gradi Kelvin, che sono all'incirca 1700 gradi centigradi, poco più, 1770 gradi centigradi, praticamente le molecole di idrogeno che noi trovavamo prima nel nostro gas iniziano a dissociarsi, si separano e si ionizzano. Questo comportamento, che è più chimico che fisico, emette calore e aggiunge calore al sistema finché non si raggiunge un equilibrio detto idrostatico, perché la stella non si comprime più per via della gravità, perché c'è questo calore a tenerla gonfia, e non si gonfia più perché c'è la gravità a tenere tutto compatto. Questo equilibrio chiamiamo equilibrio idrostatico, che dura circa qualche decina di migliaia di anni e mantiene la protostella per queste decine di migliaia di anni praticamente della stessa dimensione, apparentemente senza alcuna modifica ulteriore. Subito dopo, però, succede un altro fenomeno. Dopo che la stella ha passato questa fase iniziale embrionale di protostella, passa in una fase detta di accrescimento. La grande quantità di idrogeno presente all'esterno della stella, avete visto la nebulosa ne ha parecchio, inizia ad essere richiamata dalla gravità della stella stessa, di fatto cadendoci all'interno. Questa enorme quantità di gas che cade all'interno della stella concorre a creare una stella più grande, che quindi si comprime di più, che quindi si riscalda di più, ha più massa e aumenta ulteriormente la gravità, che chiama più idrogeno, che si comprime di più, è come la fiera dell'est, no? Quindi noi, andando avanti nella compressione del gas, prima o poi potremmo raggiungere, ripeto potremmo perché il processo di formazione stellare non è detto che vada a buon fine, ma per lo più ci va, perché ce n'è di materiale lì fuori,
prima o poi l'aumento di temperatura cresce fino a 10 milioni di gradi Kelvin, che sono praticamente 10 milioni di gradi centigradi. A 10 milioni di gradi centigradi inizia il processo di fusione del deuterio, fusione nucleare, e di fatto avviene un fenomeno opposto. La stella continuava a collassare per via di questo aumento di massa, a chiudersi sempre di più, aumentare la sua temperatura, si forma un nuovo quasi equilibrio idrostatico, per cui la temperatura del nucleo che cerca di gonfiarsi preme all'esterno della stella, di fatto fermando la compressione del nucleo, e la temperatura cresce enormemente. Il collasso smette, o meglio rallenta, rallenta il suo corso, e questa enorme temperatura, questa è una rappresentazione, questa non è una foto, perché sarebbe difficile avere questo livello di dettaglio, ma vedete i due getti che fuoriescono dai poli, che poi formano anche quel discorso che dicevamo prima, con gli oggetti di Erbigaro, e abbiamo anche un altro fenomeno, che tutti i gas circostanti a questa stella, come anche le polveri, i gas vengono fatti evaporare e allontanati, sbalzati lontano, le polveri sublimano. Vi ricordo che dalle polveri interstellari si formano poi pianeti. Quindi i pianeti, il materiale futuro dei pianeti viene lanciato all'esterno. Sublimare vuol dire passare direttamente dallo stato gassoso, dallo stato solido a quello gassoso, oppure viceversa. In questo caso, senza passare dallo stato liquido. Sì, esatto, sublimare, corretta la domanda, significa passare direttamente allo stato gassoso da solido, o anche può significare il contrario. Nel nostro caso la polvere interstellare passa istantaneamente da essere polvere solido a essere gas e viene allontanata, spazzata via e lanciata in quello che poi sarà il disco protoplanetario. Quindi noi adesso, quello che ci compone, che compone me, che compone voi, vestiti, il mio microfono e tutto quello che vedete, pensateci per un attimo, 5 miliardi di anni fa era in una cosa del genere, fu spazzato via dal Sole nascente, allontanato, e ha formato Mercurio, Venere, la Terra e tutti i pianeti che non sono sopravvissuti. L'altra volta l'abbiamo detto, i pianeti in origine ce n'erano molti di più, alcuni sono stati lanciati via dal Sistema Solare, altri sono finiti nel Sole, solo 8 grandi ne sono rimasti e una moltitudine di più piccoli. Quindi tutto ciò deriva, noi in questo momento deriviamo da una cosa del genere. Siamo più fratelli di quanto non si direbbe. E lo siamo anche con i pianeti. Adesso vi voglio far notare una differenza che è stata registrata nell'arco, vedete, di soli 9 anni. Ora vi aiuto a interpretare un po' questa immagine. Qui siamo all'interno di una nebulosa e vedete c'è un ingrandimento, questa è in falsi colori, quando vedete il verde così acceso di solito sono immagini in falsi colori, anzi quasi sempre sono immagini in falsi colori. Questo quadrato viene zoomato e visto in due momenti diversi da due telescopi diversi. Un telescopio che praticamente ce lo mostra, questo KPNO, ce lo mostra nella luce visibile, come lo vedremo noi con i nostri occhi. E vedete, non c'è nulla qui, si vede solo un baffettino proprio molto piccolo in questo punto, si intravede a malapena. Qualche anno dopo, diciamo comunque è quasi contemporanea, il telescopio Spitzer, che è un telescopio infrarosso, rileva invece l'emissione infrarossa, l'emissione di calore da parte di una stella che ad occhio non vediamo, ma che esiste. E che è questo qui, questa HOPS 383, che è una protostella. Noi stiamo osservando praticamente questo, però senza vedere il disco. Perché l'infrarosso? Perché la presenza del disco scherma la luce, ma non il calore. Il calore riesce a passare. Quindi se noi vediamo nell'infrarosso, io per esempio adesso ho caldo per via di quel faro che mi sta illuminando la maglia nera e il mio corpo con infrarossi, ed è calore. Se quella luce fosse schermata nel visibile, io non la vedrei, ma continuerei ad avere calore. Quelle stufette rossicce che vedete in alcuni bar, che voi dite, ma queste sono luci tecnologiche? No, sono stufette che emettono solo infrarosso. Bene, l'infrarosso passa e il telescopio Spitzer, che è specifico e osserva queste lunghezze d'onda, riesce a percepire questa emissione infrarossa e di fatti la manifesta laddove nel visibile, quasi visibile, noi non vediamo nulla. Passano 9 anni, nel visibile si vede qualcosina in più, materia che si è addensata qui, vedete? C'è qualcosa di nuovo. Però non si vede ancora la stella.
nonostante un anno prima lo stesso telescopio Spitzer aveva mostrato che la stella ormai si era accesa ed emetteva molti più infrarossi di 4 anni prima. Voi direte, ma prima ci hai detto 10.000 anni, 1 milione di anni. Qui abbiamo preso il momento. Momento, anni, gli anni a livello astronomico sono, non so, tipo tempi di Planck per una persona, cioè sono tempi microscopici, che dire così sarebbe troppo, cioè un anno a livello astronomico è un'unità di tempo così piccola che non vi riuscirei a dire nella vita quotidiana un esempio rispetto alla vita di una persona, quant'è, cioè se prendiamo la vita dell'universo, quant'è un anno rispetto, per esempio, se compariamo la vita dell'universo alla vita di una persona? Un anno nella vita dell'universo, quant'è nella vita della persona? Non ve lo saprei dire, ma pensate che in uno schiocco ci sarebbero diversi milioni di anni. Quindi qualche centinaio di migliaia di anni ci sono sicuri. Quindi un anno è niente, non è un battito di ciglia, è, non lo so, la scintillazione di una particella probabilmente, proprio un istante. Bene, questo ci mostra che in realtà tutte queste teorie, perché stiamo parlando di teorie, in realtà potrebbero avere un fondo di verità. E lo osserviamo e fa piacere anche vedere che il modello teorico ha dei riscontri anche pratici, veri, cioè reali. Quindi qui non c'era quasi niente, 4 anni dopo c'è qualcosa, vedete invece il visibile come ci frega. Non vediamo nulla. E proprio non vediamo nulla. L'ho spostata quella diapositiva, quindi la vedremo a breve. A proposito di non vediamo nulla, okay, tenetelo a mente però, che non vediamo quasi niente. La stella ovviamente poi segue una fase. Qui, se volessimo parlare di una persona, se la stella fosse una persona, la stella non sarebbe ancora nata, sarebbe al 6° mese di gravidanza. Per cui la fase di presequenza principale, un nome molto poco fantasioso, che significa praticamente che la stella non è ancora entrata nella sequenza principale, che è una cosa che vedremo a brevissimo, è una fase della formazione stellare. Questa fase la precede, ecco perché è di presequenza principale. Che cosa sta succedendo? Questa è una foto reale. L'energia della stella che sta nascendo adesso non è più originata dalla compressione dei gas, ma è originata dalla fusione nucleare. Quindi la stella sta iniziando a emettere luce dal processo che ci dà energia domani mattina quando vedrete il Sole. Quell'energia non deriva dalla compressione del Sole, ma deriva da processi di formazione di fusione nucleare. Non è un processo di fusione completo in questa fase, ma ci siamo quasi, ci siamo veramente, siamo molto vicini. Che cosa vediamo quando osserviamo queste stelle? Questa è in falsi colori, è ripresa nell'infrarosso. Vediamo che le stelle, nello spettro, sono tutte verso il rosso. È strano, perché noi ci aspetteremmo un'emissione continua con qualche banda per via dell'idrogeno. Perché vediamo un infrarosso? Perché le polveri che circondano la stella, che sono invisibili all'infrarosso, le polveri, dicevo, creano linee di assorbimento, di fatto oscurando tutta la parte dello spettro violetta e facendo passare soltanto gli infrarossi e poca luce rossa. Di conseguenza, quello che noi osserviamo è una stella che non vediamo normalmente, abbiamo bisogno di un telescopio infrarosso per poter osservare questo tipo di stelle. Questa è una fase transitoria che ci catapulta sulla nascita della stella vera e propria. La fase di sequenza principale. Nel momento in cui il collasso si ferma, prima o poi si fermerà perché la pressione interna bloccherà il collasso della stella, lo bloccherà praticamente per sempre fino alla sua morte, che poi è una fase successiva e dipende dal tipo di stella. Ma sostanzialmente quando il collasso si blocca, termina, la pressione termica interna alla stella è uguale alla pressione esercitata dalla gravità che cercherebbe di schiacciare la stella e questo significa che i processi interni della stella sono solo di fusione nucleare, quindi tutta l'energia deriva solo dalla fusione nucleare. È la fase che il Sole attraversa da 4 miliardi e mezzo di anni a questa parte. Ora vedremo perché di sequenza principale. Ma la cosa bella da dire è che questa è la nascita della stella, cioè qual è l'anno zero della stella? Il momento in cui passa dalla fase di presequenza principale alla fase di sequenza principale. Ora, che cavolo è sta sequenza principale? Due scienziati, Hertzsprung e Russell, i tedeschi hanno sempre questi nomi molto difficili da pronunciare, no, quasi,
quasi sempre, ogni tanto c'è qualcuno facile, misero insieme questo grafico che spiegava, meglio, aveva inizialmente l'idea di prevedere il comportamento delle stelle e di capire un po' di più un fenomeno strano che avevano notato. Cioè, immaginate di creare un grafico, mettete su un asse il colore delle stelle. Voi direte, e come facciamo a mettere il colore delle stelle? Cioè, il colore non è un dato numerico, il colore delle stelle dipende dalla temperatura della stella. Quindi mettete su un asse la temperatura della stella, se la stella è fredda sarà rossa, se la stella è più calda arancione, gialla, bianca fino alle blu. Quindi mettete su un asse la temperatura delle stelle, lo mettete qui. Poi si è creato anche questo indice di colore BV che praticamente va a dire che se l'indice è più a sinistra dello zero, quindi è negativo, il colore è blu, se è zero siamo sul bianco, se è maggiore di zero andiamo al giallo, arancione, rosso, insomma è definito con precisione ovviamente. Sotto il 2 siamo sull'infrarosso, quindi queste stelle non si vedrebbero. E poi mettiamo sulla 6Y invece la dimensione della stella riferita al nostro Sole, cioè se la stella è grande due volte il nostro Sole, la mettiamo in corrispondenza di 2. Che colore ha? Giallo, la mettiamo qui. Se la stella è, per esempio, grande 100 volte più del Sole, di luminosità stiamo parlando, ed è magari ha un colore blu, la mettiamo qui. Se invece è 100 volte più grande del Sole, ma ha un colore rosso, la mettiamo qui. Quindi andiamo a prendere tutte le stelle che vediamo, poi capiremo come si calcola anche la dimensione della stella, lo vedremo prossimamente, cioè più avanti, e quindi di tutte le stelle andiamo a inserire queste due coordinate. Che ne so, questa è Betelgeuse, no, Betelgeuse non è assolutamente qui, si trova tipo qui. Poi non so, il Sole dove sarebbe? Sarebbe 1, perché il Sole è grande quanto se stesso, ed è più o meno qui, 0,3 per lo più, sì, anche un po' più di qui, siamo nella classe G, poi ogni colore ha una lettera. Quindi qui in mezzo c'è il Sole, ve lo giuro, tra quei puntini c'è il Sole. Non vi so dire qual è di preciso, ma c'è. Che cosa notarono nell'inserire tutte le stelle che riuscivano ad osservare? Che le stelle stranamente si disponevano in tre fasce principali, diciamo, in una Y più un segno. Allora, il segno più basso... No, non era napoletano. Il segno più basso era... notevole. Probabilmente quella macchina potrebbe essere inserita nel diagramma HR, perché ha parecchia emissione energetica. Cioè potremmo inserirla da qualche parte qui nel diagramma. Notarono che c'era una sequenza principale, cioè un insieme di stelle che è questa, vedete, sequenza principale, dove c'erano la maggior parte delle stelle, perciò la chiamarono sequenza principale. C'erano delle stelle strane che erano piccole e non rispettavano la sequenza principale e le misero qui, le chiamarono nane bianche. E poi c'era una specie di Y dalla sequenza principale che andava con stelle molto fredde, però molto grandi, che chiamarono giganti rosse di conseguenza. Forse ne avrete sentito parlare, giganti rosse, nana bianca, sono nomi astronomicamente famosi. Quello non famoso, nonostante la maggior parte delle stelle che noi conosciamo stanno lì, è proprio la sequenza principale. Quindi nel momento in cui la stella si forma, spontaneamente va a finire nella sequenza principale, cioè se la stella ha molto idrogeno è molto calda ed è anche molto grande, quindi è normale che finisca qui, molto calda, molto grande. Cioè è una cosa quasi naturale che finisca nella sequenza principale, però non spiega, almeno questa spiegazione che vi sto dando, non spiega perché esistono allora le nane bianche e le giganti rosse, ma di questo parleremo, non oggi, la prossima volta. Che non c'è ancora, perché veramente parlare di tutto è difficile, molto difficile, perché sull'astronomia si potrebbe parlare per secoli, forse millenni. E il discorso è che tutte le stelle, quando nascono, la quasi totalità, finiscono in qualche maniera nella sequenza principale. Man mano che l'idrogeno termina, la stella si raffredda, ma siccome l'idrogeno sta terminando, anche la sua luminosità si abbassa, la sua massa diminuisce, la stella si raffredda e quindi piano piano scorre di qui, alcune stelle. Altre partono di qui, fanno questo e a un certo punto finiscono qui.
Altre invece partono di qui, fanno questo e poi spontaneamente ce le ritroviamo qui. Il perché di questo me lo riservo, così anche venite ai prossimi appuntamenti. Però è molto curioso. Sappiate che soltanto questo ha a che vedere con un'altra materia che meriterebbe tipo 5-6 appuntamenti distinti, che si chiama evoluzione stellare e morte stellare, perché anche questo, ovviamente, come tutte le cose che si formano, anche le stelle vanno incontro a un processo di crescita e poi di fine. Quindi, quando sentiamo stella nella fase di sequenza principale, intendiamo dire che la stella si trova ancora in questo ramo, non è finita né qui, né in altre parti. Questo è il senso di quella parola. Quindi questo diagramma è curioso e potremmo farlo anche noi. Se noi avessimo la pazienza e un po' di scienza, diciamo metodo scientifico più correttamente, ci mettessimo ogni sera tutte le stelle che vediamo, diciamo, ah, quella ha questa dimensione, e si può fare, si può veramente fare dal vivo, possiamo farlo col telescopio e l'osservatorio una sera se volete, andiamo a vedere il colore della stella, quindi la sua temperatura, creeremmo questo grafico e verrebbe identico. Molto curioso. L'unione fa la forza, è vero per gli uomini, è vero per le stelle alcune volte. Perché l'unione fa la forza? Perché quello che vedete qui dietro, che è l'ammasso delle Pleiadi, un ammasso che si vede anche ad occhio nudo, la nebulosa non si vede ad occhio nudo, però nel telescopio sotto buoni cieli si vede ad occhio nudo, queste sono stelle che stanno nel diagramma HR, qui, stelle blu e molto grandi. Quindi sono appena nate, giusto? Cioè sono calde, grandi, quindi sono nella loro fase nascente. Purtroppo finiranno presto quelle stelle perché bruciano a ritmi incredibili l'idrogeno, quindi passeranno subito nelle fasi più basse. Il processo di formazione stellare non forma una stella. Difficilissimo che formi una singola stella. Cioè questa nube di gas collassa su un singolo nucleo, su una singola stella. È molto più probabile che formi un ammasso di stelle, regioni stellari, con stelle molto ravvicinate che poi ovviamente possono creare anche sistemi multipli. Cosa significa sistemi multipli? Che la singola stella non è singola, ma è composta da due o più stelle che girano una attorno all'altra. Cioè si formano in una regione vicinissima più di una stella. Avete presente Star Wars non sponsorizza questo evento, ma avete presente Star Wars su Tatooine, dove si vedono tramontare i due soli? Se il nostro sistema solare fosse stato un sistema binario, cioè con due stelle invece di una, come è per il 60% dei sistemi planetari, anzi dei sistemi solari, quando voi vedete le stelle nel cielo, cioè la metà sono doppie, però voi ne vedete una sola perché l'occhio non riesce a risolverle, ma sono doppie. O multiple, ci sono stelle con più di una stella, che ruotano una attorno all'altra. Bene, si possono creare sistemi multipli, quindi se noi fossimo in un sistema multiplo avremmo due tramonti, il primo di sole alfa e il secondo di sole beta, magari anche un sole gamma più piccolo, sarebbe una cosa meravigliosa, però vi posso garantire che non esisterebbe la Terra per come la conosciamo. Immaginate lo sbalzo di temperatura di quando i due soli sono allineati e quando invece sono disassati, cioè sarebbe poco incline, diciamo, a supportare la vita come la conosciamo. Però sarebbe molto molto bello. E anche il Sole, il nostro Sole, si è formato in un ammasso. Non era accompagnato da una stella in un sistema multiplo, ma faceva parte di un gruppo di stelle. Solo che poi è stato espulso, in qualche modo. Si pensa che l'ammasso di appartenenza fosse un ammasso che si chiama M67, che è visibile anche ad occhio nudo sotto cieli decenti, ma al telescopio si vede bene, solo che alcuni dati non quadrano circa la velocità di spostamento del Sole fuori dall'ammasso, per cui è una supposizione, ma probabilmente non è così. Però il Sole è nato quasi certamente in un ammasso. Cioè, voglio dire che nessuna stella nasce da sola, è molto molto raro che questo avvenga. Adesso, proprio in merito a questo, il telescopio Spitzer ci mostra dei sistemi multipli in formazione, dove vediamo proprio le due stelle nascere
in sistemi binari in questo caso, stelle una che una stella gira attorno all'altra. In realtà per formare un sistema binario multiplo abbiamo sempre bisogno di almeno tre elementi per una questione fisica, ma questo ve lo risparmio sempre affinché voi veniate poi ai prossimi appuntamenti che organizzeremo. Ma qui vediamo, per esempio, di nuovo gli oggetti di Herbig-Haro fuoriuscire dalle stelle. Vedete qui ha la forma di una clessidra. Sono due le stelle, non si vede bene, ma ce ne sono più di una. E quindi sistemi multipli si formano, e come? Cioè è frequente la loro formazione. Ripeto, circa il 60%. Vedete le due stelle qui, nell'immagine centrale in basso? Sono due stelle binarie, sono due. Molto curioso. Adesso andiamo avanti. Andiamo avanti. Il processo di formazione stellare ormai si è concluso, le stelle sono partite. Siamo di nuovo nella nebulosa Tarantola, nel superammasso R136. Che cos'è questa? Cosa stiamo vedendo? Vediamo innanzitutto che l'idrogeno qui nella parte centrale non c'è più, perché è finito all'interno delle stelle, creando di fatto una cavità. C'è ancora materiale per creare stelle? Probabilmente si formano. Vedete? Globuli di Bok, un po' ovunque qui sulla sinistra. Prossime stelle. Processo di formazione qui è fermo, ma lì no. Qui ci sono decine di migliaia di stelle, ovviamente, come già si intravede. E questa immagine bellissima, reale, ovviamente, ci mostra proprio un'anteprima di quello che... Cioè, o meglio, un'immagine di quello che succede subito dopo il processo di formazione stellare. Qui è avvenuto, qui sta avvenendo, qui avverrà. Tre fasi in una. Ah, abbiamo anche qualche protostella, ovviamente. Possiamo vederla lì dove c'è quel globulo. Un'immagine fantastica. Vediamo stelle blu, bianche per lo più, quindi nuove, stelle giovani, che sono... ovviamente entrate nella fase della sequenza principale. Ma dove avviene la formazione? Cioè, se noi vedessimo l'universo, abbiamo detto prima, avviene sui bracci della galassia. Ci fai vedere il braccio di una galassia? Presto fatto. Questa è una galassia vera, un'immagine reale, in colori visibili. Vi faccio notare che ovunque c'è il viola, violaceo rosso, c'è l'idrogeno alfa, l'idrogeno che abbiamo visto prima all'inizio, queste sono regioni di formazione stellare e infatti vedete che sono le più luminescenti. Ovviamente la regione più luminosa è il nucleo della galassia, il cosiddetto bulge o bulge in inglese, che contiene la maggior parte delle stelle. Ovviamente lì ci finiscono per gravità. Non è esattamente come l'acqua nel rubinetto, il motivo è un po' diverso per cui si formano i bracci, però... Possiamo assimilarlo con buona pace di tutti i puntigliosi che ci stanno ascoltando. Il discorso è che perché sui bracci? Perché sui bracci, perché non qui? A parte che qui c'è formazione stellare, solo che qui ce n'è di più. Perché non qui? Perché non qui? Perché proprio sui bracci? Perché i bracci della galassia sono composti da massa, cioè... Affinché ci sia un braccio, affinché ci sia un'interazione gravitazionale, ci deve essere della materia. E quindi, quale materia se non l'idrogeno, che è la materia base dell'universo? Qualcuno mi chiede, ma perché proprio l'idrogeno? Cioè, non poteva essere l'uranio? Una volta me l'hanno chiesta proprio così, ho detto, no, guarda, hai sbagliato proprio la sostanza. Perché l'idrogeno ha senso in quanto è l'elemento più semplice da creare, è formato da un protone e un elettrone. Poi ci sono i suoi isotopi con anche i neutroni, però... L'idrogeno è effettivamente la cosa più semplice da creare. L'uranio un po' di meno, perché ha giusto 92 protoni, svariati neutroni e 92 elettroni se tutto va bene. Quindi, diciamo, l'idrogeno ha molto senso. Quindi, sui bracci, perché ovviamente noi abbiamo lì la materia, cioè la domanda va fatta al contrario. Perché esistono i bracci della spirale? Perché lì c'è materia. E se noi dobbiamo richiamare gravitazionalmente materia, ci deve essere la materia, non so se mi sono spiegato. Cioè, voi vi chiedereste mai perché non c'è il vortice nel lavandino vuoto? Il vortice c'è se c'è l'acqua. I bracci della spirale ci sono se c'è idrogeno. Diciamo questo per spiegarlo molto, molto
semplicemente. Quindi è ovvio che se lì c'è l'idrogeno e c'è una perturbazione di qualche tipo nella galassia, allora lì c'è il processo di formazione stellare. Ce n'è di più nei bracci, perché nei bracci c'è il movimento, quindi basta che parta una stella, faccia partire la formazione del disco protoplanetario, questa pressione interessa anche le stelle vicine, via via è un processo a catena che avvia praticamente l'intera galassia. Oppure ne passa una vicina, succede di frequente, e si avvia tutto il processo di formazione, come abbiamo visto in quella dove c'era l'anello blu, abbiamo vista prima. Adesso, ecco, vi ricordate prima quando dicevamo che a vista noi non vediamo quasi niente, invece se potessimo vedere l'infrarosso sarebbe una cosa meravigliosa? Quindi abbiamo in parte la prova. Allora, guardate le stelle nel visibile, quanto il gas e la polvere ci offuscano la visuale nell'immagine a sinistra. Guardate quanto è invece molto più chiara nell'infrarosso, cioè è molto più evidente e appariscente. Addirittura ci sono delle stelle che qui non si vedono proprio e che qui invece ci sono. Un esempio? Queste due. Dove sono lì? Le immagini sono perfettamente... Cioè, se questa è questa, e questa è questa, per esempio, dov'è questa? O questa? No, questa c'è. Ma non ci sono tutte. Se voi vedete quante stelle, tipo queste qui, più piccole, noi non le vediamo nell'infrarosso. Ci perdiamo una gran... Cioè, non vediamo l'infrarosso e quindi non vediamo quelle stelle, perché la polvere ci offusca la visuale. Ma non solo, alcune volte non vediamo nemmeno la polvere. Perché se la polvere è fredda ed emette solo infrarosso, non emette luce, noi non la vediamo proprio. E vi voglio far vedere una cosa. Allora, questa è come si vede la nebulosa di Orione nel telescopio. Quando noi osserviamo, ripeto, non si vede a colori, non si vede con questo forte contrasto, ma ci avviciniamo. Più o meno l'immagine che vediamo quando osserviamo con i nostri occhi è così. Siete pronti? Io non vi vedo pronti per l'immagine che sta per apparire, perché adesso vi farò vedere la stessa identica foto. Forse qualcuno si è chiesto perché l'hanno messa storta, per farla combaciare quasi perfettamente con la prossima, realizzata con un telescopio spaziale a infrarossi. Pronti? Una lieve differenza. Cioè, questo è quello che noi vediamo con i nostri occhi, questo è quello che potrebbe vedere potenzialmente un cane che riesce a vedere l'infrarosso. Quindi quando il cane guarda il cielo, io sono sicuro, non ho la prova scientifica, ma sono sicuro che veda molto di più di noi. Cioè, notate cos'è una regione di formazione stellare nell'infrarosso e cosa è nel visibile. Cioè, se noi non avessimo scoperto, ci saremmo inciampati prima o poi, sono sicuro, però se noi non avessimo scoperto ancora che gli infrarossi forse ci mostrano un mondo completamente diverso, noi continueremmo a valutare il nostro mondo dicendo questa è la mia realtà, e quindi a non vedere la realtà vera, che c'è un sacco di idrogeno ancora a disposizione per formare ovviamente le stelle, che questa è una bolla in cui le stelle si sono formate qui, hanno richiamato parte dell'idrogeno, e non vi mostro, perché veramente servirebbe una proiezione di più alta risoluzione, tutto il complesso nebulare di Orione, che è qualcosa di incredibile nell'infrarosso, è veramente qualcosa di... Cioè, noi quando vediamo la costellazione di Orione, non so se avete presente quale... ci sono tre stelle allineate, poi ci sono le spalle di Orione, somiglia a una caffettiera, e poi c'è la spada di Orione. Nella spada di Orione ci sono tre stelle, sono una, due e tre. Avete capito già che non sono tre stelle. Quando voi vedete la cintura di Orione nel cielo, queste tre stelle allineate, sotto ci sono tre stelline più piccole, quasi in perpendicolare. Sono queste. Una, due e tre. Quindi quando voi vedete quelle tre stelle, in realtà state guardando la nebulosa di Orione, non ci state vedendo niente. Anche perché sotto cieli inquinati, siccome la luce è per lo più rossa, noi l'idrogeno non lo riusciamo a vedere, quindi questa nebulosa sta sparendo sotto i nostri occhi per via dell'inquinamento luminoso. Di conseguenza, quando noi guardiamo Orione, sappiate che tutta la costellazione e le regioni attorno sono tutte così. E noi vediamo il cielo nero con qualche stella, se le riusciamo a vedere. Cioè, questo ci fa anche capire come noi dobbiamo alcune volte stravolgere il nostro punto di vista per vedere molto di più. Cioè,
cambiando leggermente quello che noi stiamo osservando, il modo in cui noi stiamo osservando, abbiamo risultati completamente diversi. C'è un'immagine, questa qui mi affascina sempre quando la vedo, è qualcosa di inquietante per me che sono abituato a vedere questo oggetto al telescopio. Cioè io lo vedo così e invece è così. Assurdo, veramente assurdo. Ma non tutto il male viene per nuocere. Ci sono anche tante altre cose che non vediamo nel nostro universo. E una domanda che ci si può porre è: siccome io vedo il cielo notturno, non riesco nemmeno a contare le stelle, quando noi diciamo quante le stelle del firmamento, in realtà stiamo dicendo un numero molto più piccolo di quello che in realtà è, perché noi ad occhio nudo vediamo sotto cieli buoni circa 2000 stelle. Sotto questo cielo, se noi scendessimo qui, avessimo la visuale libera con l'inquinamento luminoso, le ho contate io, si vedono 22 stelle. Quindi giusto un centinaio di stelle, centinaio di volte di meno. In pratica, perché noi vediamo solo 2000 stelle? Quante sono il numero di stelle vere? Beh, lo avete visto, qui c'è un piccolo spoiler nella slide. È difficile, molto difficile stimare il numero preciso di stelle, perché bisognerebbe prendere la massa della galassia, che noi più o meno conosciamo per via dei parametri orbitali, dividerla per il peso medio delle stelle, siccome il peso della galassia sostanzialmente è fatto dalle stelle, e ottenere così il numero delle stelle. Solo che ci sono una serie di problematiche, la materia oscura, ci sono anche le nubi di gas dove le stelle non si sono formate, comunque hanno un peso, per cui abbiamo solo un ordine di grandezza, cioè un'idea più o meno. La nostra Via Lattea dovrebbe contenere un numero variabile tra i 100, tra le 100 e le 400 miliardi di stelle. È un numero che, diciamo, personalmente, questo me lo permetteranno anche quelli che mi ascoltano, alcune volte ricevo rimproveri nel dire no, vabbè, ma devi essere più preciso, i numeri sono giusti. I numeri sono giusti, però perdonatemi questa osservazione, ma mi è veramente difficile già pensare 100 miliardi, 400 miliardi, ancora di più, mi è difficile capire la differenza mentalmente. Cioè se io mi devo immaginare 100 miliardi di un qualcosa, non ci riesco, questo è un mio limite ovviamente, magari qualcuno ce la fa tranquillamente, ha un metro. Cioè se io devo dire, che so, 100 stelle, 100 riesco a immaginarle più o meno, 1000 riesco a immaginarle, anche 10.000 probabilmente riuscirò a immaginarle, ma 100 miliardi o 400 miliardi, cioè un numero incredibile. Quindi questa valutazione, per quanto vi possa sembrare, cioè 100 o 400 o magari 250, non ci cambia la vita effettivamente, però invece ci può cambiare non saperlo affatto, quindi già avere un range è importante. E di queste purtroppo noi ne vediamo solo 2000 per via del fatto che i nostri occhi ovviamente non le vedono tutte, perché alcune sono troppo deboli eccetera, ma anche perché c'è l'inquinamento luminoso. Nel centro di Milano se ne vedono 5 stelle, poi dipende dalla giornata, oddio, poi mi rendo conto anche che 5 stelle detto così, però a Milano poi diciamo 6 stelle, 4 stelle, così non facciamo pubblicità a nessuno. Il discorso è che effettivamente noi siamo sempre falsati, quello che stavamo dicendo prima. Di queste 2000 stelle che noi vediamo, ce ne sarebbero alcune che potremmo vedere ma che non vediamo perché mettono solo nell'infrarosso. Quindi ci sono vari problemi. Facciamo un passo indietro. Allora, quante nell'universo? Lo sappiamo? Cioè nell'intero universo conosciuto, quante stelle ci sono? Sembra un IBAN sembra un IBAN comodo, però devo dire un IBAN comodo e scomodo, perché poi io vi auguro più che l'IBAN sia magari l'importo, diciamo, in questo caso. Allora, questo numero è un altro di quei numeri un po' difficili da valutare, tanto che noi come umanità ci siamo inventati la notazione scientifica, che è questo 10 alla. Il 10 alla, io da quando studiavo al liceo l'ho sempre percepito come una cosa di comodo, nel senso, è ovvio, è più comodo esprimerla così, ma anche una cosa di comodo per i propri peccati, cioè il peccato di non riuscire a immaginarsi un numero, okay, perché mettere 22 zeri, io non ci riesco, ok, mettiamola così, perché alcune volte qualcuno si alza in piedi e dice no, io ci riesco, va bene.
E il fatto che anche dire 40.000 miliardi di stelle, cioè 40.000 ci siamo, 40.000 che cosa può essere? Non so, i chilometri che c'ha la mia macchina comprata da qualche anno, magari, o da un anno. 40.000, ok, miliardi, 40.000 miliardi. Cos'è 40.000 miliardi? I granelli di una spiaggia, forse, i granelli di sabbia di una spiaggia, non lo so. Di miliardi! Cioè, è assurdo, è un numero così assurdo. Ecco perché io ho sempre ritenuto che la notazione esponenziale sia effettivamente un qualcosa che ci semplifica la vita, ma che effettivamente ci allontana, perché non ne abbiamo la potenza di calcolo, non abbiamo proprio il metro di... Noi lavoriamo per comparazione. Quando noi diciamo 100 oggetti, è perché il 100 oggetti li abbiamo visti in qualche modo. Quando noi andiamo al fruttivendolo e diciamo, ma mi dai un po' di mele, e vedo che me ne dà un tot, io mentalmente, anche se non le conto, dico, vabbè, più o meno sono una decina, una dozzina, una ventina, 5, 3. Ma se andassimo dal fruttivendolo a dire, senti, mi dai, a parte, vabbè, vi sfido a trovarlo, 40.000 miliardi di mele, cioè, sarebbe difficile valutare se ci stia fregando oppure no. Cioè, se ce ne desse, per esempio, 4.000 miliardi, noi pagheremmo per 10 volte, una cifra abbastanza alta, e saremmo ugualmente fregati, perché è difficile capire 40.000 miliardi da 4.000 miliardi. No, non ce le potrebbe ovviamente dare. Però questo numero ci dà una stima, un'idea. E vi voglio dare anche una... Ah, c'è un nome per questo numero. 40 triliardi. E gli inglesi invece dicono 40 sextillion, se non mi sbaglio, che è il nome in inglese dei triliardi. I triliardi sono i miliardi dei miliardi. E, vi voglio dire una cosa che a me sconvolge ogni volta che ci penso. In mezzo a tutte queste 40.000 miliardi di stelle, ce n'è una, su tutte, attorno a cui noi giriamo una volta all'anno, facciamo un giro completo, e una di 40.000 miliardi di stelle, o se volete stare più in casa, diciamo, mettiamoci nel mezzo, no? Più o meno, 250 miliardi di stelle. Felice, ti do il microfono. È per la live, perché... Su quante di queste ci sono esseri viventi, secondo me? È una domanda interessante che ha una risposta poco interessante per quanto mi riguarda. Cioè, dipende cos'è vivo. Cioè, se noi approdassimo su un pianeta dove ci sono solo funghi e noi non avessimo mai visto i funghi non camminano, non pensano, forse crescono, li dovremmo osservare per molto tempo, ma non diremmo che sono vivi. Se atterrassimo su un pianeta con dei licheni, no? Quei muschi che crescono sulle pietre, quelli giallini, che hanno bisogno di 100 anni per crescere tipo di un millimetro, non so il numero preciso, ma più o meno ci siamo. Cioè, sarebbe vita, noi dovremmo osservarli per 100 anni e dire, ah, questi crescono, quindi forse sono vivi. O forse sono dei minerali che stanno fiorendo, no? Tipo il cemento con le sue fioriture bianche, no? Quella non è una forma di vita. Cioè, cos'è vivo? Cos'è vita? Se pensiamo a forme di vita senzienti, cioè che parlano, riescono in qualche maniera a comunicare con l'ambiente esterno. Immaginate un semaforo, però con una coscienza, anche questo poi qui, coscienza è un'altra parolona, ma diciamo con la voglia di farlo, la volontà di farlo. Io penso che, siccome questo numero mi sembra abbastanza grande, e una probabilità piccola buttata in questo numero è comunque una probabilità grande, io penso che ci siano altre forme di vita che riescano anche a comunicare fra di loro e probabilmente anche con noi. Quello che non credo invece è che queste forme di vita si siano mai messe in contatto con noi. Cioè, io credo che da qualche parte ci siano, chissà dove, se nella nostra galassia sicuramente da qualche parte ci sono. Dico sicuramente per me, poi non se la prendano le persone, nessuno si sente offeso se sto dicendo sicuramente, ma... mi sembra difficile che non ci sia, cioè dovremmo essere veramente speciali noi. A questo punto, cioè, se mi dicessero domani, abbiamo analizzato tutti i 40.000 miliardi di stelle, abbiamo visto che non c'è un'altra forma di vita, cioè mi sentirei incredibilmente solo. Nonostante quasi 10 miliardi di persone su questo pianeta, mi sentirei incredibilmente solo. Cioè, che cos'è? È un'oasi su cui magari è successo qualcosa per cui solo qui,
Ma la vedo difficile, cioè molto difficile. Se poi pensiamo ai batteri, è praticamente certo, per quanto mi riguarda, sempre nessuno si sente offeso dal certo che sto dicendo, ma me la vedo proprio difficile, cioè da qualche parte ci deve essere, secondo me. Che abbia comunicato con noi, me la vedo difficile, anche perché noi siamo solo agli esordi della comunicazione, cioè comunichiamo da 200 anni, ma nemmeno, via radio dico. Parliamo da un bel po', però comunichiamo in effetti da poco. Poi comunichiamo con lo spazio da pochissimo. Non lo so. Magari qualcuno ci sta dicendo, ehi terrestri, terrestri, ma noi non abbiamo ancora l'antenna giusta per sentire questa comunicazione, non abbiamo ancora il metodo giusto. Non lo so. Però penso che sia difficile che non sia così, per rispondere brevemente. Non credo che siamo soli, ecco. È la risposta corretta. Corretta per me. No, vabbè. No. E a proposito della domanda di Felice, c'è una domanda che secondo me è molto collaterale a questa, cioè quanto sono dissimili le stelle fra di loro? Cioè il Sole è nella media, è una stella che più o meno, cioè è un prototipo di stella. Ce ne sono altre simili a lui? Sì, ci sono un sacco di stelle simili al Sole con altrettanti pianeti simili alla Terra, probabilmente. Ma ce ne sono alcune che sono davvero speciali. Molto grandi, molto piccole. Questa è veramente particolare. È una rappresentazione perché si trova nella nebulosa Tarantola, ma non si vede nella foto perché è molto piccola e lontanissima. E nonostante sia la stella più massiccia e più luminosa conosciuta dall'uomo, non si vede. Cioè, si vede, ma non si vede. Si vede solo con gli strumenti, ma non nel cielo. Luminosità assoluta, occhio, perché magari uno può dire, vabbè, ma il Sole è la stella più luminosa. Da Terra. Ma in senso assoluto, esistono... Cioè, quando noi diciamo, qual è la stella più grande che noi conosciamo? Grande in che senso? Per volume, per massa o per luminosità? Beh, questa vince già due volte il podio. Per massa, quindi la più massiccia e la più luminosa, R136A1. Il nome non è casuale. R136 è il nome della nebulosa. A1 significa la prima, la più luminosa. Ed è lei, nella costellazione del Dorado. Pensate un po' che questa costellazione, come molte altre molto molto fighe, si può dire questo termine? Sì, siamo in fascia protetta? No? Sì, siamo in fascia protetta, si può dire. Tanto ormai si può dire tutto. La maggior parte degli oggetti astronomicamente interessanti fa parte dell'emisfero sud, quindi si vede dall'Australia e dalle regioni sud, dal Cile, Brasile, eccetera. Questo oggetto noi non lo possiamo mai vedere dall'Italia, non sorge mai, è troppo a sud. Pensate anche che ci sono le nubi di Magellano a sud, che sono degli oggetti astronomicamente bellissimi, si vedono anche ad occhio nudo e sono tipo dei pezzi di Via Lattea, però sono altre galassie che sono esterne alla nostra e si vedono ad occhio nudo, cioè cose fantastiche. Non le vediamo dall'Italia, bisogna spostarsi per poterle vedere. Questa stella sta proprio nella costellazione del Dorado, che è una costellazione dell'emisfero sud. Quanto è più massiccia del Sole? Quanto è più grande? Quanto è più luminosa? Beh, qui vedete una comparazione. Questo è il Sole, che è un po' grande, abbiamo detto, ha un diametro di circa 400.000 chilometri, e questa è la nostra R136A1, è un po' più grande. Ma non è tanto la dimensione, perché questa non è la stella più grande, ce n'è una molto più grande, ma è la sua massa. Questa stella è molto schiacciata dalla sua massa, è molto densa, 315 volte più massiccia del Sole, cioè anche qui la massa del Sole è nell'ordine dei 10 alla 31, quindi comunque una massa enorme, 315 volte più massiccia. Pensate che questa l'ho letto mentre preparavo la presentazione, brucia in 10.000 anni una massa di idrogeno pari al Sole. Cioè ogni 10.000 anni si brucia un Sole, brucia nel senso che fonde. Ed è 8,7 milioni di volte più luminosa del Sole. Tipo, se stesse al posto del Sole, la Terra sarebbe proiettata dal vento solare chissà dove. Anzi, il disco protoplanetario sarebbe stato lanciato chissà dove. 8,7 milioni di volte più luminosa è un bell'affare, insomma.
ma non è la più grande. La più grande si vede, ma non ad occhio nudo, si vede col telescopio perché è lontanissima. Ed è UY Scuti, che significa la stella. Le stelle iniziano con alfa, alfa, beta, gamma, eccetera, quindi A, B, C, D, E, Z, alla Z per luminosità. Quindi la stella alfa è la più luminosa, la stella beta è la seconda più luminosa della costellazione, e poi così via. Quando finiscono le lettere, si arriva alla Z, si inizia a fare AA, AB, AC, AD. Immaginate che della costellazione dello Scudo, questa è la UY, quindi è la U sarebbe la ventesima lettera? C, D, E, C, H, I, L, M, N. E ci sono anche le lettere spagnole. Diciannovesima. Quindi dovete fare 26, nell'alfabeto italiano? Quindi sarebbe la ventunesima. Dobbiamo fare 21 per 26 più 25, perché la Y è 25. E quindi è, penso così, a spanne siamo intorno alla 500esima per luminosità, su per giù, sì? Più o meno, un po' di più, un po' di più. Quindi è la più luminosa che noi conosciamo, ma non è la più luminosa del cielo, perché è troppo lontana rispetto alle altre che sono più vicine. Quanto è più... No, non è la più luminosa, scusatemi, questa è la più grande, però comunque anche lei è abbastanza luminosa. Il suo raggio è 1700 volte più grande di quello del Sole. Questo significa che il suo confine finisce più o meno su Giove. Cioè, se noi la mettiamo al posto del Sole, la Terra sta dentro la stella e il suo bordo finisce praticamente quasi su Giove. 8 unità astronomiche, se qualcosa... siamo in quell'intorno lì. 8 unità astronomiche, un'unità astronomica sono 150 milioni di chilometri per 8... è un gran bel numero, 340.000 volte più luminosa del Sole. È grande abbastanza per noi? No, dico, la pongo come domanda. Secondo me sì. E la domanda può sorgere spontanea: queste informazioni come ce le abbiamo? Come sappiamo quanto pesa una galassia, una stella? Cioè, non possiamo metterci una bilancia e pesare. Quindi la misura della massa delle stelle si fa con un sistema di comparazione. Praticamente abbiamo detto che la maggior parte delle stelle è binaria, è fatta da stelle che girano una attorno all'altra. Analizzando il periodo e la velocità dell'orbita, nonché la dimensione dell'orbita, noi possiamo ricavare dalle leggi di Keplero la massa delle due stelle, dei due corpi che orbitano. Poi che facciamo? Vediamo il suo colore, e quindi sappiamo la temperatura, vediamo dove ricade nel diagramma HR, quello di prima, e quindi tutte le stelle che mostrano una dimensione e un colore simile saranno simili in massa a quella stella che abbiamo calcolato. Quindi si fa per comparazione. Io mi trovo le masse delle stelle che sono facili da calcolare perché ci vedo la deviazione dell'orbita, la sua dimensione, eccetera, e la applico anche a stelle simili. Allora voi mi chiederete: e come si fa a sapere la dimensione delle stelle? Perché io voglio sapere quanto è grande la stella. Se no, non venite la prossima volta, ne parliamo la prossima volta parlando, tra le altre cose, di Cefeidi, in cui rientra anche il Sole. Misura delle distanze astronomiche, di conseguenza della dimensione degli oggetti. Ne parleremo, ma ce n'è davvero tanto da dire. Adesso, quante stelle nascono e muoiono ogni anno? Anche questa è una domanda interessante, no? Nella nostra galassia, facendo un po' l'analisi di quello che siamo riusciti a vedere in questi anni, mediamente nascono da una a tre nuove stelle ogni anno. E quante ne muoiono? Siccome la nostra galassia è una galassia giovane, quindi le stelle sono tutte giovani, ne muore mediamente, sotto forma di supernova, una ogni 100 anni, mediamente. Quindi nella nostra galassia non nascono e muoiono così stelle di frequente, ma succede di rado nella vita di una persona. Ma abbiamo detto che un anno a livello astronomico è un istante, per cui in realtà succede molto molto di frequente a livello astronomico. In conclusione, come va a finire tutto ciò? Cioè, le stelle sono formate, hanno queste caratteristiche, hanno questa proprietà, insomma. Ma poi, facciamo un passo indietro, purtroppo, siccome questo argomento è immenso,
veramente immenso. I processi di evoluzione morte stellare li tratteremo in prossimi appuntamenti che organizzeremo. Sono processi molto complessi da divulgare, vi sono sincero, perché sono meccanismi molto complessi e lo dico anch'io per spiegarli e per comprenderli soprattutto, non soltanto per spiegarli con un lessico semplice, però ci riserviamo insomma di fare una serie di appuntamenti anche più specifici su questo, per dire come va a finire questa storia che nasce dall'idrogeno e muore probabilmente, come vedremo, nell'idrogeno. Quindi qualcosa questa immagine ce la lascia, questo è il resto di una supernova, si chiama M1 o nebulosa granchio, Crab Nebula, che è il resto dell'esplosione di una supernova, che negli anni, siccome è quello che rimane illuminato dalla luce, questo è gas caldo, quindi è luminescente di per sé perché è caldo, ogni anno si affievolisce sempre di più. Noi lo osserviamo al telescopio e ogni anno è sempre più debole e diventa molto difficile da osservare questa nebulosa di recente, perché la luce sta terminando, in quanto questa nebulosa, ve lo dico solo per curiosità, per incuriosirvi un po', nell'anno 1000, intorno all'anno 1000, era una stella del cielo che una sera improvvisamente esplose, non ci fu nessun suono, ma l'effetto fu ugualmente potente perché la luce di questa stella era così forte da proiettare ombre a terra e da essere nella dimensione di una stella luminosa quanto la luna piena. Questo scrissero gli osservatori astronomici cinesi di quel tempo. Nel giro di qualche mese, decina di mesi, la stella sparì. Nel 1700, quando Messier, un astronomo, puntò il telescopio nella stessa regione dove questi astronomi avevano scritto che c'era stata un'esplosione di una stella che poi era sparita, osservò questo oggetto e disse: ah, non è una cometa, e basta, tirò una barra su, perché il catalogo Messier, quello con la M, è nato per non far confondere gli osservatori che cercavano le comete con delle comete, perché questi oggetti somigliano, quando si osservano al telescopio, a delle comete. Quindi il catalogo Messier non era un insieme di oggetti belli, in cui ci sono anche le Pleiadi o la nebulosa di Orione, che abbiamo visto in più volte, o questo, ma erano oggetti da non osservare perché non erano comete, quindi era uno scarto, no? Questi sono oggetti di scarto. E questo catalogo Messier, quindi in questo catalogo ci sono oggetti bellissimi, come anche quello che state per vedere nella slide di ringraziamento, per cui questi oggetti sono di molteplici, sono oggetti che stanno formando stelle, che sono già stelle o che sono resti di stelle o galassie. Bene, allora, adesso io devo fare una piccola premessa, soprattutto per chi ci segue in diretta sul canale di YouTube, perché adesso che cosa succederà? Lascerò la parola a Felice, ma siccome Felice adesso ci spiegherà l'idea che ha, ci sarà un tempo morto, non per noi, ma per chi ci segue in live. Per cui chi ci segue in live mi potrà fare delle domande a cui risponderò lì, direttamente sulla chat del canale, mentre voi sarete occupati con Felice. Per cui chi ci segue in live abbia la pazienza di attendere giusto la presentazione di Felice, poi io mi sposterò sul computer e ci sentiremo da lì, e poi sul finire, quando avranno finito l'intervento con Felice, ritorneremo anche con chi è in live con Felice e quindi proseguiremo con la serata. Vi invito a rimanere ancora con noi, invito Felice, ecco qui, che ci raggiunge, che ci spiega che cosa faremo. Poi successivamente io mi sposto di lì, e quindi faremo due cose distinte contemporaneamente. Sì? L'hai fatta un po' complicata, non so se sono riusciti a seguirti. No, di solito sono gente sono sveglia. Sì, gente sono sveglia. Gente sveglia. Salve gente sveglia. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, questo è un applauso. Lo merita tutto. Grazie. Quelle di questa sera forse sono state le immagini più belle di tutte le serate, almeno questo è il mio parere personale. Credo di sì. Ma su queste andiamo sul sicuro, di solito. Va bene, comunque adesso sostanzialmente sta per partire la seconda parte. Pasquale si è preso un pochettino più di tempo. So che c'è una riunione alle 9 qui dentro, quindi dobbiamo provare a fare ciò che avevamo in mente, ovvero questa è la seconda parte e non so per chi c'è stato, più o meno c'è già presente il percorso, abbiamo fatto una serie di interviste per cercare di interrogarci
se Andromeda, che cos'è Andromeda, diciamo, per la città, per il nostro territorio, e qual è il suo valore che in questi anni, diciamo, ha promosso attraverso una serie di passaggi che adesso non abbiamo tempo di recuperare. Quest'oggi abbiamo pensato, per chiudere, diciamo, e per provare a rispondere alla domanda di questa ricerca collettiva, ovvero la domanda è: il furto all'osservatorio Andromeda è un fatto privato o riguarda tutta la comunità? Questa è la domanda che ha seguito un po' tutto il percorso dei quattro incontri. Oggi proviamo a fare una cosa diversa, per cui io chiederei Elena, Chiara e Nicolò, ce l'abbiamo già qui, e vi volevamo invitare in dei piccoli lavori di gruppo. Non vi spaventate, sono cose molto, molto simpatiche, molto leggere, in cui ci conosceremo e insieme diremo la nostra su dei temi. I temi sono tre, e sono, quali sono, Chiara? Il primo tema sostanzialmente è: che senso ha fare associazionismo oggi? Questo è un primo filone, un primo tema. Creeremo adesso dei gruppi a seconda di quanti siamo, che ci metteremo con le sedie in circolo e discuteremo di queste robe. Il secondo è un po' riprovare a riprendere questo tema, cioè quello del valore culturale e sociale di Andromeda, che ha nei territori, un piccolo gruppo che ridiscuterà su questo, e un terzo gruppo invece discuterà su che cosa gli piacerebbe che Andromeda facesse nel prossimo futuro, cioè, ovvero delle indicazioni rispetto al futuro e a delle prospettive che l'osservatorio potrebbe avere. Questi tre giovanotti e giovanotte sono i facilitatori dei vari gruppi, quindi io vi chiederei di partecipare tutti quanti, sarà una cosa molto carina. E quindi chiederei, Nicola, dammi una mano a mobilitare le persone, li vedo un attimo smarriti. Chi vorrebbe stare nel primo gruppo, quello sul senso di fare associazionismo oggi? Vabbè, accendi le luci. Beh, andate a chiamare le persone fuori, fateli venire. Beh, allora, chi vuole? Io nel frattempo mi sposto sulla live. Vai tranquillo, ti abbiamo liberato. Per l'attenzione, insomma. Tutti, allora ragazzi, chi vuole partecipare al gruppetto che discuterà su che serve fare associazionismo oggi? Sì, uno è quello, l'altro è il valore culturale e sociale di Andromeda, e il terzo è che cosa vi piacerebbe che Andromeda facesse nei prossimi mesi, diciamo. Tu primo gruppo. Eccoci qui. Allora, un attimo solo che loro poi abbassano i microfoni, io rispondo alle vostre domande. Abbiate proprio un attimo di pazienza. Chi pensa sul primo gruppo? Quindi, questa è la parte più... Allora, Ah, ovviamente i risultati del gruppo saranno poi disponibili sulla live che insomma seguirà subito dopo. È andata a chiamare il primo gruppo per il seguito, si spostasse di qua, chi è intenzionato ad andare sul secondo gruppo invece? Allora, potete iniziare a proporre le vostre domande a tema astronomico, a cui io poi darò una risposta. Dopodiché, il terzo gruppo invece con Nicolò, Elena, un ragazzo di Catania, discuterà invece sul futuro e le prospettive che potrebbe avere nei prossimi mesi. Allora, Vabbè, quanto dura? Elena, Felice, scusami, tu userai il microfono per tutta la fase? Ok, perfetto. Allora, il secondo gruppo invece è la cultura sociale di Andromeda. Allora, e sul terzo gruppo con Nicolò, adesso che audio sta dalla webcam. Sì, però adesso i microfoni saranno. Ciao Marco. Allora,
Simone, farai mai un video riguardante la corsa allo spazio degli anni 60? Allora, l'idea di realizzare una rubrica astronomica mi era passata in mente, però sinceramente ci sono canali che lo fanno in maniera molto molto più precisa e più affidabile. Uno fra tutti mi viene da dire Link4Universe, anzi saluto Adrian nel caso in cui segua questa live. Per cui vi invito a seguire loro nel caso in cui voi siete interessati a questo argomento, perché lui è molto più competente di me in merito a questo argomento, per cui è sicuramente meglio che lo seguiate da lui. Un'altra cosa importante è che comunque l'astronautica, la scienza dei viaggi spaziali, in qualche maniera si unisce a quella dell'aeronautica. Per cui sì, probabilmente ne parleremo certamente anche di questo, potremmo parlarne, solo che io ho sempre il timore di non avere abbastanza competenza per poter trattare questi argomenti, però studiando un po' sicuramente si potrà fare. L'unica cosa che ci tenevo a dire, insomma, qui sul canale, è che l'intento del canale non è trasformarsi in un canale astronomico. Certo, potremmo fare altre dirette se l'argomento vi interessa con le attività dell'osservatorio astronomico, però il canale mantiene comunque la sua identità di divulgazione in merito all'ambito aeronautico, dell'aeronautica civile. Quindi se siete lì su YouTube vi invito a iscrivervi al canale di Adrian, Link4Universe, Link4Universe, dove trovate appunto approfondimenti molto ben fatti in merito a tutti gli argomenti di carattere astronomico. Come mai le stelle hanno diversi colori? Allora, il colore delle stelle, come abbiamo detto nel primo appuntamento, è dovuto principalmente alla temperatura della superficie della stella. Alte temperature fanno sì che noi riusciamo a vedere più spettro e di conseguenza non soltanto il rosso ma anche il bianco, il giallo, il verde, il blu e il viola, e di conseguenza l'unione di questi colori crea una stella bianca. Se la stella si scalda ulteriormente, la temperatura superficiale quindi aumenta, parte dello spettro rosso non viene più emesso, ne viene emesso molto meno rispetto allo spettro più violaceo, e quindi la stella assume un colore più blu. Ugualmente al contrario, se la stella è molto fredda, noi abbiamo invece una stella rossa, perché l'emissione sarà più concentrata nella parte rossa e infrarossa dello spettro elettromagnetico. Quindi questo è il motivo per cui noi abbiamo colori differenti delle stelle. Non ci sono minerali nelle stelle, quindi il colore delle stelle deriva semplicemente dalla loro temperatura, perché la composizione è sempre quella appunto dell'idrogeno. Buchi neri, detto così, lascia insomma parecchio spazio a, insomma, cosa dei buchi neri, perché c'è parecchio da dire in merito. Buchi neri sono degli oggetti astronomici assimilabili a delle stelle, in poche parole, che sono praticamente così massicci, lo sto facendo molto semplice, da non consentire alla luce di sfuggire alla gravità dell'oggetto stesso. In realtà una parte della luce poi fuoriesce sotto forma di altra radiazione, per cui il buco nero non si manifesta nel visibile, ma si manifestano i suoi effetti, per lo più gravitazionali, quindi vediamo la deviazione della luce proveniente da altre stelle, c'ho qui Roberto che mi sta mostrando qualcosa di molto bello. Roberto, scusa. Per voi. Ah, mi ha appena regalato questa maglietta. No, veramente. Questa ora la metto nella collezione del canale. Roberto, posso dire qualcosa in merito all'Open Space e queste magliette? No, queste sono le magliette che noi realizziamo. Queste le realizzano loro qui all'Open Space. Tra l'altro, sull'Open Space, poi se Roberto... Vieni da qui, fatti vedere. Fermo un attimo la spiegazione che stavo dicendo. Salve. Allora, lui è Roberto e presenta, cosa fai qui all'Open Space? Io sono Roberto Dintro, no, praticamente io insieme ai ragazzi che ci sono qui abbiamo creato questa realtà associativa in cui facciamo diverse attività, dalla stampa 3D alla stampa in serigrafia, alla stampa è una figata, ragazzi, stare qui dentro è una cosa incredibile. È un po' tipo Paese dei Balocchi. Sì, Paese dei Balocchi molto nerd, devo dire. Però di tutto, nerd. Di tutto, fanno veramente di tutto, anche le magliette, cioè, guardate un po'.
sì, diciamo che è un po' scoppiazzata, però diciamo ci piaceva l'idea della NASA, però è bellissima. Poi quest'anno soprattutto, no? Eh sì, no, quest'anno poi col fatto anche che cinquantesimo anniversario, cinquantesimo dello sbarco sulla Luna, quindi diciamo è tutto a tema. Noi facciamo quest'anno, poi trattiamo come tema lo spazio e quindi diciamo inevitabilmente eccoci qua. Noi ringraziamo Pasquale ringrazio voi perché per noi è un errore avere Pasquale qui, soprattutto per i preziosi supporti che ci dà anche quando diciamo ci viene a trovare. Ci divertiamo soprattutto nel fantasticare su cosa possiamo fare. Sì, assolutamente. Poi, qui c'è veramente tanto da fantasticare. È una realtà, è una perla, posso dirlo veramente senza nessun dubbio, è una perla locale che va preservata, è una realtà fantastica, veramente sono tutti giovani e hanno una voglia di fare veramente che a me colpisce, stupisce, veramente Roberto, io te l'ho detto più volte dal vivo e lo dico anche a chi ci segue, la stima dei cifre, perché diciamo fortunatamente nelle nostre realtà riusciamo a fare qualcosa di interessante. Sì, sì, è che è anche una bella sfida, devo dire, perché nelle nostre realtà è una bella sfida. Quindi, se avete modo, anche loro hanno una pagina Facebook, ovviamente. Sì, sul canale Instagram ci trovate come Curato Pace Curato. Il progetto è molto molto interessante. Ricordate solo che se volete raggiungerli su Maps, l'indirizzo è sbagliato, purtroppo. Perché stiamo aspettando ancora la lettera da Google per avere la nuova indicizzazione, speriamo di più presto. E si trova in via Lettore Fiera Mosca 169, sempre qui a Colletti. Tutti i dettagli li trovate sia su quello che fanno, le attività, tutto quanto, sia su Facebook che su Instagram, ma anche sul sito. Sul sito internet, sì. E quindi fatelo, dateci un'occhiata perché è interessante. Loro sono veramente fantastici. Ti ringraziamo per averci ospitati. Perché no, è il minimo che potessimo fare. Grazie. Faremo anche altri eventi. Faremo anche altri eventi qui all'Open Space. Poi sì, no, infatti, proprio perché quest'anno, diciamo, proprio perché noi vi stiamo trattando come tema allo spazio, noi avremo anche un professore di fisica qui che parlerà, ma non solo, anche professori universitari di teatro, insieme a registi, proprio per parlare della questione spazioscenico. E diciamo, in cantiere con Pasquale vedremo anche di fare qualcosa di più inerente al tema delle stelle. Diciamo ben che volentieri. Questo qua è l'inizio, anche perché diciamo la volontà con Pasquale è quella di continuare comunque il supporto dell'associazione, soprattutto dal punto di vista della ridotazione della strumentazione. Magari noi possiamo costruire qualcosa per loro. Certo, che loro hanno anche un'officina dove si può costruire veramente di prototipazione. Sì. Quindi meraviglioso. Dovete guardate, io magari poi un giorno mi riservo di venire col cellulare e fare una live in tutto l'ambiente, perché è una cosa spaziale veramente. Ora abbassiamo subito la voce. Quindi io grazie al gruppo. Grazie. Quindi, piccola digressione, vi volevo presentare Roberto perché è veramente una mente. Quindi anche lui di Corato. Allora, Flavio chiede se sai come muore un buco nero. Allora, normalmente si dice il buco nero evapora, cioè rilascia nello spazio attorno a sé le sostanze, la materia di cui è composto. Non vi saprei dire più nel dettaglio, in maniera semplice, il fenomeno, però sostanzialmente il buco nero si dissipa sostanzialmente poi sparendo. Ma proprio questa sua evaporazione, gli effetti di questa evaporazione ci danno la possibilità di comprendere di più cosa avviene durante la sparizione di questo buco nero. Quindi è molto interessante la domanda, ma richiederebbe veramente un sacco di tempo per poter essere esaurita. Allora, Greg Nicolaci ci dice: non è necessario fare delle dirette, coinvolgere altre persone, va bene anche dei video normali come volare, appunto aprire un altro canale di YouTube di astronomia. Allora, io, guardate, vi sono sincero, vorrei che vorrei poter seguire il progetto adeguatamente, e adeguatamente richiede tempo, farlo adeguatamente richiede tempo. Io già per seguire il canale YouTube di aviazione ci metto insomma molto impegno, veramente privandomi di molto tempo, ma il discorso è che per farne uno di astronomia
richiederebbe altrettanto tempo, poi per farlo bene cercare di farlo bene. Poi tra l'altro la mia conoscenza nell'ambito astronomico non è così elevata come quella nell'ambito dell'aviazione, per cui anche lì c'è da dire questo. Quindi è un progetto interessante, ma non so se vedrà mai la luce, vi sono sincero. Un saluto a Gabriele De Blasio, saluti a voi due. Antonio Bartolozzi chiede come è possibile comprarla. Roberto, ci chiedono se è possibile comprare la maglietta attraverso... Roberto mi comunica che potete contattare se volete acquistare la maglietta o su Instagram o via Facebook per mettervi in contatto direttamente con loro che le producono. Anche perché loro fanno anche cucito, cioè ho visto anche questa cosa, è incredibile. Lui fa, mi sta dicendo adesso che fanno borse di materiale riciclato, insomma, dateci un occhio, è qualcosa di incredibile. Siete grandi, veramente. Allora, saluto a Davide, tra l'altro, che ci segue da lontano. Cosa ne pensi di SpaceX e delle idee di Elon Musk? Allora, vi sono sincero, l'ho detto nello scorso appuntamento, l'idea di Elon Musk è qualcosa di fantastico, spettacolare, cioè l'idea veramente di base. Voglio solo capire come questo poi interagisce con la natura privata di questo progetto, cioè se noi dobbiamo darci un fine... cioè io voglio dire, un'agenzia magari avrà meno interesse a perseguire un ritorno economico, le missioni spaziali sono costosissime. Mi chiedo solo, cioè se devo essere, diciamo, se devo trovare un punto che non mi è chiaro nella missione di SpaceX, dove va a parare? Cioè è veramente filantropia, per così dire, o comunque alla fine dei giochi c'è un ritorno di qualche misura? Perché purtroppo il problema del ritorno economico è uno, cioè che devia i progetti, cioè li condiziona in qualche maniera, e non vorrei che un progetto venga condizionato dal fatto che debba rispondere a delle logiche di mercato. Però per il resto è un qualcosa di fantastico, cioè magari ad avere SpaceX funzionante al 100%, insomma, con tutto quello che poi questo progetto porta, ovviamente. Non so se la modalità lenta vi sta impedendo di fare domande con una certa frequenza, per cui adesso magari modifico un po' il tempo, datemi solo proprio un istante, devo verificare qua, ah no, 60 secondi, quindi più o meno ci siamo. Intanto vi voglio far vedere cosa stanno facendo qui, fatemi spostare la telecamera. È un lavoro di gruppo, adesso vedremo i risultati, sono proprio curioso di vedere cosa ne esce poi da tutto ciò. Allora, proprio questa mattina leggevo un articolo sull'imminente inversione dei poli della Terra, secondo te quali saranno gli effetti sul nostro pianeta e sull'uomo? Allora, questa questione va avanti veramente da anni, poi bisogna capire anche imminente cosa significa. Stasera abbiamo compreso che imminente può significare anche tempi di migliaia di anni. L'inversione dei poli è una problematica che potrebbe riguardarci tecnicamente, ma veramente puoi dire che questo avverrà adesso piuttosto che fra qualche centinaio di migliaia di anni è difficile, veramente difficile. Questo sensazionalismo, perché secondo me al momento è banalmente questo, è al momento sensazionalismo, va avanti, ripeto, da qualche anno. Non sto dicendo che non avverrà mai niente, sto dicendo che però diventa... insomma, non è così imminente come si vuol far credere. Cosa succede? Cosa succederebbe però se i poli si invertissero? Quindi, nella fase di transizione, quello che si pensa succederebbe, perché l'uomo non l'ha mai osservato con i propri occhi, sarebbe sicuramente una momentanea, temporanea, e comunque difficile da prevedere quanto tempo. Quindi una provvisoria interruzione del campo gravitazionale, del campo magnetico terrestre, quindi uno stravolgimento, più correttamente. Questo stravolgimento potrebbe deviare, modificare
quello schermo che la Terra naturalmente ha di protezione nei confronti del vento solare, quindi potrebbe in qualche maniera sterilizzare il pianeta perché queste particelle arriverebbero sul pianeta. Non è un processo istantaneo, ci sarebbe sicuramente un affievolimento iniziale e poi in seguito un'inversione, cioè non è qualcosa che avviene di colpo, quindi sicuramente ci saranno delle avvisaglie, per il momento non ce ne sono, si pensa che possa succedere ma non si sa quando. Saluti a Stefano che ci saluta dalla Svizzera. Non ho visto la miniserie su Marte, ma insomma mi riservo di vederla, io non sono un grande fan delle serie e faccio difficoltà a seguirle, vi sono sincero. Posso farti una domanda relativa all'aeronautica? Cerchiamo di mantenere il tema sullo spazio, diciamo l'astronomia, però vanno bene anche domande. Ok, prometteci almeno che il discorso astronomia non finisce qui, altrimenti ci resto male. Allora ragazzi, signori, noi come osservatore abbiamo intenzione di mostrarvi in diretta anche il montaggio, il primo montaggio del nostro telescopio, quindi qualcosa faremo ancora in live. Non sappiamo se riusciremo a farlo in live perché dove noi osserviamo il campo è praticamente inesistente, però in qualche maniera qualche altro contenuto lo realizzeremo, non fosse altro per ringraziarvi del vostro gentilissimo e inaspettato supporto che ci ha consentito anche di rimettere su parte della strumentazione. A breve avrete anche informazioni sul crowdfunding che comunque è andato fermandosi, quindi faremo una riunione per capire effettivamente quanto ci manca e per poi concludere il crowdfunding, perché è inutile lasciarlo lì aperto così. Allora, quindi avrete notizie, su questo vi posso rassicurare. Quanto alla fisica legata all'astronomia è tanto. Tanto. L'astronomia è uno dei campi più vasti della fisica, tanto che c'è proprio l'astrofisica, che è qualcosa di meraviglioso e che veramente vorrei portarvi tante di quelle persone che conosco a parlare di questo argomento molto, molto meglio di me, per cui qualcosa anche su questo si potrebbe fare. Perché alcune stelle sembrano brillare in maniera alternata, tipo intermittenza, mentre altri sembrano avere una luce più stabile? Allora, lo sbrilluccicare, questa oscillazione della luminosità delle stelle non è dovuta alle stelle, le stelle hanno una luce fissa, ma è dovuta all'atmosfera. L'atmosfera terrestre è soggetta a molte turbolenze, noi ne conosciamo più di una per via dell'aeronautica, ma queste turbolenze agiscono come una lente nei confronti della luce che proviene dalle stelle, quindi di fatto creano un'oscillazione. Immaginate la luce che proviene in maniera rettilinea dalla stella, trova l'atmosfera turbolenta e quindi la luce segue un percorso ondulatorio, per cui il fascio alcune volte ci colpisce di netto, altre volte oscilla e sembra che la luce della stella si attenui o addirittura cambi colore, in quel caso l'atmosfera agisce come un prisma, per cui effettivamente quello è un effetto ottico della nostra atmosfera, non è un effetto delle stelle. Di solito le stelle che luccicano di più sono quelle basse, perché c'è più aria tra noi e la stella, mentre le stelle che ci sono allo zenith, quindi nella parte superiore, hanno un'oscillazione inferiore. Questo fenomeno, come dicevo, in astronomia tecnicamente si chiama seeing ed è uno dei parametri di valutazione della qualità dell'osservazione, anche perché poi come i nostri occhi ricevono una oscillazione, così la ricevono anche gli strumenti, per cui la stella da essere un punto poi diventa effettivamente un cerchio molto confuso, per cui non si può osservare poi se il seeing è troppo elevato, è troppo basso, quindi la qualità del cielo è molto, molto bassa. Raro si sente dire che il Sole abbia un misterioso gemello, spesso avvolto da misteri, complotti. Ci puoi dire in una frase se questa è una bufala? Sì, lo è, perché non ci sono fluttuazioni gravitazionali, oscillazioni strane del nostro Sole tali da giustificare questo gemello nascosto che molto spesso si sente in qualche modo nominare. Perlomeno per il momento non esiste, per cui sì, in una frase, per il momento è una bufala. Un saluto a Roberto Trovotti, ringrazio per i gentili complimenti. L'osservatore Andromeda organizza anche corsi di formazione. Sì, Luca, organizziamo dei corsi, non sono corsi di formazione, sono corsi per appassionati di aeronautica, parla di
astronomia, ecco, e di come si utilizzano gli strumenti astronomici che noi abbiamo nell'osservatorio. Facciamo anche corsi di spettrometria, di analisi delle stelle variabili, di osservazione, corsi di avviamento per chi compra un telescopio, magari ce l'ha chiuso in cantina o in soffitta, quindi come mettere in funzione il proprio strumento, come utilizzarlo, come imparare ad osservare il cielo, puntare un telescopio. Non è una scienza semplice, anche il solo utilizzare un telescopio può essere molto complesso, per cui noi facciamo anche questo, è una delle nostre tre attività principali. Abbiamo la divulgazione, l'osservazione e la ricerca scientifica. Quindi in questi tre, ovviamente, l'ambito della divulgazione li tocca un po' tutti e tre, se vogliamo, l'ambito dei corsi. Se volete, abbiamo un tesseramento che copre le spese e ci dà la possibilità di avere un piccolo tesoretto per poter fare acquisti e migliorare la strumentazione. Consta di circa 24 euro all'anno, 2 euro al mese. Se avete bisogno di informazioni, potete scriverci, vi scrivo l'indirizzo. Questo è l'indirizzo Gmail su cui ci potete scrivere. Non vi rispondo io, quasi mai rispondo io, però potete chiedere informazioni sui nostri corsi. Purtroppo non li facciamo a distanza, ma li facciamo soltanto qui, per cui è difficile farlo a distanza, bisogna osservare con i propri occhi. Allora, io un giorno avevo letto che lo spostamento del polo magnetico e poi il messaggio si è interrotto. Quali libri ti senti di consigliare riguardo l'astronomia? Allora, ci sono tutti i libri scritti da Stephen Hawking sui buchi neri, prima se ne parlava, sono interessantissimi. Per iniziare, i libri di Margherita Hack, in particolare Notte di Stelle, bellissimo, vi consiglio veramente quello per iniziare, per avere un'idea, ma ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. Ah, poi c'è anche il libro di Adrian, su Nettuno piovono diamanti, se non mi ricordo male, si dovrebbe chiamare così, il ragazzo che ha il canale di Link4U Universe, anche quello molto bello, un giorno riuscirò a farmelo autografare da lui. Allora, The Real Fancy mi fa una domanda in merito all'aeronautica, però mi riservo di risponderti in un'altra live, se per te va bene, così adesso manteniamo il discorso aeronautico. Luigi Bocassini chiede se secondo me gli astronomi credono in Dio. Allora, globalmente c'è un po' di ateismo. Io stesso sono agnostico tendente all'ateismo, l'ho detto altrove. Il discorso però, rispondevo l'altro giorno a un ragazzo che mi chiedeva proprio questo, diceva: ma secondo te dov'è la conflittualità? Secondo me non c'è nessuna conflittualità, cioè, per dirla in breve, ma questo argomento si potrebbe discutere per tempo, e comunque questo è il mio parere, questa non è la verità assolutamente, anzi forse qualcosa di lontano dalla verità, però nella Bibbia non troveremo mai, secondo me, la spiegazione del processo di formazione stellare, perché semplicemente quello non è il fine, a mio avviso, della Bibbia. Cioè il fine della fede è un fine diverso, che non interagisce, o interagisce poco, sul perché delle cose. Cioè non c'è, la fede non ci dà delle risposte ai nostri perché ancestrali. Ci dà delle risposte se abbiamo fede a dei perché molto di base, ma sostanzialmente sono due cose che analizzano, investigano due campi differenti. Cioè la scienza cerca di darsi un perché razionale alle cose, la fede cerca più che altro qualcosa che trascende la nostra realtà quotidiana. Poi le due cose si mescolano un po', su questo siamo d'accordo, però secondo me inseguono due, cioè non inseguono la stessa cosa, e quindi hanno due finalità diverse. E quindi dipende, possiamo essere ugualmente scienziati e credere, perché sono due cose differenti. Cioè la scienza investiga i fenomeni, la fede è qualcosa di molto più profondo che non saprei nemmeno spiegarvi, perché anche quello è un dono che si può ricevere, non si può ricevere, che si può fruttificare, non si può fruttificare, che si può sviluppare o non sviluppare. Cioè voglio dire, anche questo è, cioè anche questa è una domanda da 100.000 euro. Sono però sicuro che magari questa risposta ve la possa dare più un credente, un prete, insomma, cosa fa la fede. Ma la fede investiga cose diverse, non sono in antitesi secondo me, alcune volte vanno in antitesi su alcuni argomenti, ma globalmente non lo sono, a mio avviso.
Ovviamente un astronomo probabilmente sarà meno portato a credere in Dio perché avrà già le risposte che gli servono anche su sistemi elevati, quindi sì, è probabile. Però la risposta resta, insomma, quella che vi ho dato poco fa. Sei più appassionato di astronomia o aviazione? Una bella domanda da 100.000 euro questa. Forse di aviazione, forse di aviazione. L'astronomia, ma forse è uguale, cioè non c'è una magnitudine delle passioni. Secondo me la passione o c'è o non c'è, è difficile dare dei livelli. Cioè, non lo so, credo che sia una domanda mal posta. Cioè, non che Flavio abbia scritto una domanda stupida, ma è una domanda che, a cui è difficile rispondere perché... è difficile dare una magnitudine, ecco. Però sono appassionato di entrambe in maniera molto molto forte, come anche di altri argomenti che riguardano per lo più tutto il cielo, quindi meraviglioso, meravigliosi. Allora, ma il tema dell'inversione dei poli è connesso con il periodo di tempeste solari per i blackout dei sistemi informatici oppure un problema autonomo? No, allora l'inversione dei poli eventualmente avrebbe una causa endogena alla Terra, non una causa che ha a che vedere con il Sole, eccetera. Le conseguenze potrebbero avere a che fare con la... cioè, ovviamente le conseguenze hanno a che vedere con le tempeste solari e tutto quanto, ma anche il semplice flusso che c'è è già sufficiente a creare un bel problema. Ron, mi dispiace, purtroppo il chiacchiericcio è captato dal microfono, ma non riesco a fare diversamente. Spero che comunque l'audio sia abbastanza chiaro, abbastanza, cioè riusciate a capire quello che sto dicendo. Dopo ci sono i gruppi, come vi ho fatto vedere, che stanno lavorando su... anche sulla tematica di cui poi noi discuteremo. Nicolas mi chiede se mi dice che l'inversione dei poli è già avvenuta. Sì, questo dovrebbe essere vero, e che non dovrebbe causare problemi all'uomo. Questo non lo so, credo però che qualche problema lo possa causare. Giove, essendo un pianeta gassoso, non ha un suolo, si può camminare su di esso come sulla Terra? Non ha un suolo sulla superficie, non ricordo se è stato chiarito o meno se Giove abbia un nucleo solido, può essere, però non ricordo se è così oppure no. Allora, Giove ha comunque una densità elevata, per cui ci si potrebbe galleggiare su, ma camminare su una superficie solida no. No, non credo, perlomeno dovremmo entrare nel nucleo se il nucleo è solido, per cui è abbastanza denso da farci galleggiare, per cui stendendoci, ma anche in piedi, affonderemo solo di poco in Giove perché è molto molto denso. Hai uno scienziato preferito, magari quello che reputi il più geniale? Bella domanda questa, bella domanda, ne ho parecchi. Uno scienziato preferito, Non vi saprei dire. Ah, Felice intanto ci dice che siamo pronti a... Ok, allora rispondo giusto all'ultima domanda. Scienziato preferito? Ma mi verrebbe da dire quella che forse è una banalità, però forse credo che Albert Einstein potrebbe essere il mio scienziato preferito. Non è una banalità, ma veramente il lavoro di Einstein è stato incredibile per l'inizio del Novecento, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quindi probabilmente è lui lo scienziato preferito. Magari si scade un po' nella banalità, però sì, forse è lui. Allora, vi informo che intanto i gruppi hanno terminato, adesso vedremo insomma, quello che consegue quanto hanno fatto, per cui adesso mi fermo con queste domande, ma mi riservo comunque nelle live del canale di rispondervi anche alle domande a tema astronomico, per cui adesso passiamo la parola a loro nuovamente, vediamo se c'è una domanda flash. E quindi domande flash purtroppo qui non ce ne sono. Vedo molte domande complesse, per cui passo direttamente la parola a loro e ripassiamo direttamente con il proseguo. Ah, non andate via perché adesso sarà molto interessante, perché
Felice ci spiegherà che cosa hanno fatto. Io sono assolutamente all'oscuro di quanto è successo, so solo che secondo me verrà fuori qualcosa di molto interessante. Vediamo un po', Felice, sei pronto? Possiamo passarti la parola? Allora, passiamo di nuovo in camera. Io vi saluto, ci vediamo alla fine, vi do qualche altra informazione, per cui rimanete con noi perché comunque è qualcosa di molto interessante. Sì, no, no, quello tuo. Chiedo Luigi. Allora, ancora un attimo, ripassiamo in camera a Luigi. Qui c'è Luigi, posso inquadrarti? Per mostrare chi ci sta dando queste bellissime immagini. Luigi mi fa spallucce, se non vuoi non ti... E lui è il ragazzo che ci sta aiutando con le bellissime riprese che vedete. Poi da questa parte posso inquadrarlo Aldo. Ecco Aldo che alla regia adesso sta manovrando con tutto il tavolo della regia, che è abbastanza complesso. Qualcosa di molto complesso. Qui ci siamo tutti improvvisati. Adesso passo la parola a Felice, che è qui, potete vedere, e sentiamo un po' che cosa è successo. Ci vediamo alla fine. Adesso facciamo una breve restituzione, 5 minuti a testa, 5, 6, 7 minuti a testa. No, aspetta, però un gruppo alla volta. Quindi adesso inizia prima il gruppo numero uno, il senso sul senso dell'associazionismo. Quindi adesso tutte le persone di là, sediamoci con calma, chi si vuole mettere a terra, va bene qualsiasi cosa, ma che bel cartellone che hanno fatto. Va bene. Allora, diamo l'altro microfono ad Elena, che ha avuto l'onore di facilitare questo gruppo, che ringraziamo. Beh, prima di tutto, com'è stato questo... È stato... Com'è? Ciao. No, tieni... Vai. Ciao a tutti. È stato molto bello fare questi gruppi. Silenzio, Nicolò! Da te non mi aspetto queste cose. Perché abbiamo avuto modo di interagire meglio con l'argomento di questo incontro e dell'associazione in primis. Allora, per noi il senso dell'associazionismo in realtà è un voler cooperare anziché competere, cioè creare un obiettivo comune che anziché toglierci la forza ce la dia. E ci siamo resi conto di quanto creare un gruppo possa arricchire la personalità delle persone stesse che lo compongono. Questo perché appunto creare un gruppo significa essere circondati da una sorta di sinergia che ci dà appunto energia e ci aiuta appunto a raggiungere questo obiettivo comune. Questo obiettivo comune può arricchirci sotto tanti aspetti e ci dà l'opportunità di capire cosa significa davvero legarci e costruire appunto la nostra personalità, secondo me e secondo noi. Chi altro del gruppo vuole dire qualcosa? Anche citando il cartellone o altro? A sentimento. Abbiamo detto anche che cooperare in un'associazione è appunto utile non solo a creare, a perseguire un obiettivo comune, ma soprattutto è utile a crescere la persona, in quanto condividere le idee ci permette non solo di capire se le idee che abbiamo sono giuste, condivisibili e quant'altro, ma ci permette anche di acquisire nuove informazioni sulla base delle opinioni di tutti gli altri che formano l'associazione. E quindi dicevamo, la somma di tanti piccoli infinitesimi non sarà infinito, quindi non darà chissà quale contributo al mondo, ma non è neanche zero, è uno, e quindi ci dà sostanzialmente la possibilità di arricchire in minima parte quello che sappiamo e quello che ci circonda, insomma. Grazie, continuiamo. Allora io volevo appunto... Lui è un ragazzo da Bitonto, è venuto da Bitonto ad hoc per questo evento, quindi nessuno è professionista nelle restituzioni, abbiamo fatto... E tra l'altro ho salvato anche i Santi Medici oggi, che sta alla fiera.
cancellate che non... Dicevo appunto che rispetto, a me piace molto in questo caso l'astronomia, rispetto a studiarmela a casa da solo, farlo in associazione mi dà punti di vista differenti di chi magari sa più di me, cose che per me sono che do per scontato, magari sono sbagliate, posso approfondirle in maniera più corretta, e soprattutto appunto è anche un episodio, un'opportunità di coesione sociale. Vai. Vai. Infatti si parlava anche di individualismi, diffidenze oggi presenti nella nostra società. Cioè... Passa il microfono. Sì, infatti, ci stiamo chiedendo quali siano le difficoltà che si palesano nel momento in cui si cerca di fare gruppo, ed effettivamente uno degli ostacoli principali è l'individualismo, che molto spesso nasconde anche dell'egoismo, no? Nel perseguire magari dei propri obiettivi, diffidando della possibilità di effettivamente creare cooperazione, quindi unione per perseguirli, insomma. Quindi, quindi ci siamo chiesti se effettivamente sia possibile superare questo individualismo, e spero che si riesca sempre più a creare rete, soprattutto per far crescere le associazioni già esistenti. Vai, Clau. Se vuoi dire qualcosa, non è obbligatorio. Penso che abbiamo... Sì, la crescita. In base all'esperienza che stiamo vivendo qui in Open Space, in particolar modo... che si propone come spazio, diciamo, totalmente aperto, e che il dialogo, il confronto che abbiamo avuto poco fa è quasi un esemplificativo diciamo, della dinamica che si viene a creare in questo luogo, di cui, diciamo, possiamo avere, insomma, un po' un'idea anche analizzando, diciamo, le parole che abbiamo utilizzato, cioè anche questa cosa delle integrali, cioè una parola giusto, integrali? Valore integrativo che diceva un fisico, volendo appunto fare riferimento comunque alla matematica, comunque agli infinitesimi. Sono usciti parecchi termini, diciamo, e questo ci fa capire come appunto la prospettiva cambia. Lui ha dato un contributo molto, molto importante, perché alle volte se ci informiamo da soli, selezioniamo il materiale che insomma vogliamo ricercare, e alle volte, magari non avendo pazienza nell'ascolto, in base a quelle che sono le nostre sole esigenze, quindi la nostra utilità, ritagliamo alcune cose, mentre invece in un confronto magari con altre persone siamo portati ad ascoltare anche ciò che a prima vista non ci piace, quindi possiamo scoprire delle cose diverse, delle informazioni, o vivere anche delle emozioni diverse rispetto a quelle che avevamo inizialmente scelto, e quindi in questo Grazie. Senso crescere. Grazie. Vai, Elena, se vuoi chiudere, mi dispiace che avete siete rimasti fuori, però dobbiamo accelerare un attimo. Vai. Sì, sì, infatti. Vedi che allora, spettacolo. Sì, diciamo, mi associo a tutto quello che abbiamo detto. In realtà questa per noi, parlo come proprio membri dell'osservatorio, è la prima volta che facciamo un lavoro interattivo di questo tipo. Per me è stata veramente una sorpresa, e devo dire che il feedback è molto positivo, perché si vede che ci sono appunto desideri comuni sia per noi come associazione che anche nel, diciamo, nel riscoprirci come membri di altre associazioni, anche come cittadini. E una delle cose più belle anche che sono emerse è il fatto che come appunto cito Maria Elena che faceva l'esempio del fatto che magari nella timidezza a volte possiamo nascondere quello che può essere il nostro contributo nell'ambito di un'associazione, nell'ambito di un qualsiasi gruppo. Faccio riferimento a Maria Elena perché portava la sua esperienza, riporto la mia. Prima di entrare a far parte di un'associazione come l'Osservatorio, ma anche negli Scout, tendevo a non dare molta importanza a quello che poteva essere il mio bagaglio di conoscenze, di interazioni. Invece poi scopri che dentro di te hai molto più valore di quanto ti aspetteresti, che può essere nella condivisione di conoscenze, nel voler anche creare gruppo, nel voler condividere tanti tipi di attività. Quindi
associazione anche come modo di, diciamo, di poter mettere a servizio degli altri la propria personalità, quindi non far parte di un gruppo per omologarsi o perdere la propria identità, ma appunto scoprire la ricchezza di tante identità e arricchirsi in questo e quindi anche crescere. E arricchire la città. Un applauso a questo primo gruppo. Grazie ragazzi. Beh, secondo gruppo, Chiara, qui. Ma a questo punto mi sembra d'obbligo tutta la squadra, o quasi, eh? Perché il primo gruppo va sfidato. Microfono a chi... Vai, inizia tu. Vai. Allora, noi ci siamo prevalentemente trattati di il valore sociale e culturale dell'osservatorio Andromeda. E abbiamo cercato un po' di rispondere in questi vari punti, che cercherò di sintetizzare. Allora, prima di tutto, appunto soddisfare le curiosità da un punto di vista scientifico, astronomico, perché affinché appunto la comunità sia veramente integrata, è fondamentale anche conoscere quello che accade sopra di noi, visto che siamo tutti quanti sotto uno stesso cielo. Poi vi è appunto l'importanza della divulgazione, quindi diffondere la conoscenza e valorizzare anche le associazioni da un punto di vista di incontro, di scambio e appunto di interazione. Abbiamo visto che gli incontri non sono stati anche solo un modo per approfondire appunto la cultura scientifica, ma anche ci hanno aiutato a porre domande da un punto di vista etico. Siamo soli nell'universo, il senso di fare ricerca, l'importanza appunto di questi incontri sta anche nel fatto di ispirare le nuove generazioni, cioè trasmettere le nostre conoscenze affinché qualcun altro, dato che la nostra appunto esistenza è limitata, le porti avanti, le migliori, o magari trovi anche degli errori in quello che è stato detto. Sì, diciamo che molto spesso si dà per scontato il valore appunto dell'ispirazione, ma non dobbiamo dimenticarci che è grazie a chi ci tramanda da secoli queste diciamo nozioni, questi doni appunto, che riusciamo a tramandarli noi a nostra volta. Quindi si discuteva appunto del ruolo dell'ispirazione, del valore che l'osservatorio ha nell'ispirare le future generazioni. Un valore anche, se vogliamo dire, appunto anche materiale, è una società che possiede appunto un capitale strumentale che permette di assolvere al compito della divulgazione in modo efficace. Fino ad arrivare appunto al ruolo, diciamo, basilare dell'associazione, che è quello di costituire centro di aggregazione. Molto spesso noi abbiamo appunto verificato come, ad esempio, studiare in un contesto di gruppo possa essere fonte di comunque un modo per migliorarsi, per ampliare appunto i propri orizzonti e avere nuovi spunti, e quindi sicuramente il valore dell'associazione è sicuramente aggregativo, un valore di tipo aggregativo. Che altro? Sì, non si legge bene. Vai. Naturalmente la questione di ampliare gli orizzonti, comunque cercare di ampliare le proprie passioni e dare sfogo a quelle che sono le nostre passioni, è una cosa molto importante anche per le persone che magari possono avere una fascia d'età magari più piccola o comunque più grande rispetto ad altre, che trovano magari più facili gli argomenti trattati in un determinato modo e quindi possono magari approcciarsi in modo migliore a questa disciplina, a questa materia, che è una cosa molto, molto bella, proprio per il fatto che, ad esempio, una persona con un determinato bagaglio culturale di questo tipo potrebbe vedere il mondo sotto un'altra prospettiva, come se avesse un filtro davanti agli occhi che appunto ci permette di cogliere quelli che sono gli aspetti del nostro mondo, che è una cosa meravigliosa. E quindi
come abbiamo anche, di quando, abbiamo anche parlato del fatto che in questa associazione non c'è solo astronomia, ma anche appunto svago, incontri e passione, perché appunto come abbiamo detto è molto più divertente studiare insieme, riuscire a capire le cose insieme anche rispetto ad altri pareri o ad altre opinioni che appunto farlo da soli in una camera chiusi e da soli, ecco. Grazie. Allora, penso sia stato detto tutto, insomma. Io vorrei ringraziare i ragazzi dell'osservatorio perché loro hanno dedicato molto tempo sia nell'organizzare gli incontri, sia nel mettere su alla fine questa realtà. Volevo soltanto ringraziarli per il loro lavoro. Questo applauso include anche l'applauso per il secondo gruppo, grazie. Vai, chiamiamo il terzo, Nicolò a capo, al servizio, si dice così, diciamo, per delle leadership non di comando ma di servizio. Il gruppo. Vai. Noi abbiamo... Comunque, per ricostruire un attimo il senso, ci siamo prima interrogati sull'associazionismo oggi, poi siamo andati, ok, nell'associazionismo Andromeda e l'associazione in particolare che interessa soprattutto in questo percorso, qual è il valore di Andromeda oggi, e adesso apriamo la terza fase, cioè quali sono le prospettive. Esatto. Sul futuro, sì, di Andromeda. Noi vai. Ci siamo interrogati appunto sulle prospettive e le nuove attività dell'osservatorio. Abbiamo quindi diviso queste soprattutto in quello che già facciamo, cioè gli eventi di divulgazione e quelli di osservazione. Quindi Vincenzo ci parlerà degli eventi di divulgazione, mentre Maria delle osservazioni. Ok, quindi Felice ci ha lasciato per ultimi e diciamo ci dispiace, secondo noi è la parte più importante questa dell'osservatorio, no, sto scherzando ovviamente. Comunque sì, come ha detto Nicolò, diciamo ci siamo occupati delle due cose che attualmente ci sono nell'osservatorio, cioè la divulgazione, questi quattro eventi che diciamo sono la cosa più recente che è più importante, che ci ha aiutato anche proprio a far conoscere meglio, a far capire meglio l'osservatorio cos'è. E poi l'osservazione. Per quanto riguarda la divulgazione, diciamo che prima di questo va detto come la continuità sia una parte importante, perché diciamo l'osservatorio ha vissuto comunque dei momenti diciamo un po' di stallo, che diciamo sono del tutto normali perché diciamo non è una vera e propria professione, si tratta appunto di una passione che si vuole trasmettere, quindi è normale che comunque ci siano dei momenti un po' di buio, è comprensibile, lavoro, scuola, università, diciamo, possono essere varie le ragioni. Però diciamo, la continuità, la costanza è sicuramente in un ambito più diciamo, lontano, è sicuramente una parte importante. Quindi per quanto riguarda la divulgazione, diciamo, andare nelle scuole dove appunto i ragazzi, i bambini, si può anche dire bambini perché anche dalla più piccola età forse si capiscono meglio certe cose, si vedono con un occhio più sincero, con un occhio più senza filtri. Quindi andare nelle scuole cercando di istituire magari un rapporto con, come appunto si è già fatto in passato, un rapporto con il preside, cercando di spiegare un po' l'importanza della divulgazione attraverso dei PON, dei corsi, tentando di mirare ad un target specifico, appassionato, quale può essere quello dei ragazzi, perché diciamo indubbiamente i ragazzi sono delle spugne che... tendono la maggior parte delle volte, a meno che non si tratta di ambiti veramente complicati o diciamo di noiosi, tendono la maggior parte delle volte ad acquisire le informazioni che vengono date. Poi laboratori urbani, laboratori anche nelle associazioni, anche nelle parrocchie per esempio, che diciamo potrebbe essere sicuramente un'idea che abbiamo tirato fuori nel nostro gruppo. È l'importanza soprattutto degli eventi in piazza, gli eventi in piazza che possono sia raccogliere due tipi di pubblico, il passante comune che ha delle magari non ha delle nozioni di base, non ha conoscenza, però magari può far scattare quella scintilla che è alla base della conoscenza, e anche diciamo un pubblico specifico che sicuramente è interessato a questi eventi.
Principalmente durante l'estate, perché l'estate le scuole sono chiuse, quindi diciamo sì, durante l'inverno nelle scuole, in estate principalmente nelle piazze, perché comunque c'è più tempo libero, la gente esce di più in teoria. E quindi anche delle rubriche online sono un ottimo strumento di divulgazione, perché diciamo siamo nel XXI secolo, quindi diciamo anche adattarsi un po', anche utilizzare questi strumenti della tecnologia è sicuramente una parte importante. Maria diceva anche sulle testate online locali o diciamo anche sul cartaceo. Sì, sì, collaborare diciamo sia con testate locali, appunto le più famose le conosciamo tutti, sia online. Poi per quanto riguarda anche un ambito un po' che diciamo secondo me è innovativo, anche il fatto di chiamare degli esperti, esperti nel senso che ringrazio, è un sottofondo musicale interessante. Comunque degli esperti che innanzitutto possono essere gente appassionata come appunto coloro che occupano l'osservatorio, ma anche e soprattutto gli sponsor, perché essenzialmente in un lavoro tra virgolette che si regge solamente sulla passione, purtroppo ci sono anche questi aspetti materiali di cui bisogna tener conto, quindi diciamo degli eventi o comunque la divulgazione fini, diciamo con un fine anche a trovare degli sponsor, bisogna dirlo, purtroppo è una parte importante. Esatto, quindi diciamo con delle personalità importanti, tra virgolette, non è che ci sono più persone più importanti di altre, semplicemente hanno più conoscenza. E, quindi diciamo questi possono fungere, come diceva Pasquale prima, da catalizzatore per gli sponsor. Poi ci sono anche i contributi di altre formazioni che possono dare continuità, quindi con delle conoscenze, alcuni per conoscenze più avanzate, per chi magari vuole affrontare un corso un po' più avanzato, chi invece vuole avere delle semplici conoscenze di base per poi magari in futuro approfondire l'argomento. E come diceva Maria, anche dei documenti, nel senso si potrebbe produrre una documentazione in base all'evento o una specie di cronologia degli eventi dove appunto si spiega che cosa si è fatto e anche il motivo principalmente. Con chi secondo noi andrebbe questa opera di divulgazione? Non so se vuoi dirlo tu, Nicolò. Sì, abbiamo anche parlato del con chi, e quindi abbiamo detto sicuramente con una rete di associazioni. L'Open Space è una di queste, diciamo ovviamente li ringraziamo ancora. L'associazione Francesco Ludovico Tedone, con cui abbiamo diretto l'ultima parte del secondo incontro. Spore, abbiamo anche Marco qui, sicuramente diciamo Spore è una delle realtà coratine diciamo più interessanti, ma anche l'altra associazione che è nata in questo periodo con la passione per l'astronomia che non conosciamo ancora, e quindi magari potrebbe essere interessante fare questo, quindi capire i punti di convergenza con tutte queste realtà e in questo modo capire quali attività fare. Sicuramente individuare partner privati, e per questo serve un'indagine. La prima azienda che ci è venuta in mente è la ITAL di Mola di Bari, che diciamo produce componenti aeronautici e per lo spazio. La SITA è l'esatto, sì, la ITAL è quella invece dei radiofarmaci, eccetera. Poi con le istituzioni, come abbiamo detto, quindi con la scuola e le amministrazioni, questo sicuramente ci porta più gente, può portare a velocizzare alcuni rapporti, cioè permessi, sedi, luoghi in cui fare le cose, eccetera, possono essere l'auditorium, la piazza e questo, ma anche creare una rete con gli altri osservatori o appunto una rete con le altre associazioni di tutta Italia, iniziare dal piccolo e poi diciamo espanderci per capire
capire come fare. Insomma, Pasquale ha creato un piccolo modello, diciamo questo con Oneira, delle convention, diciamo, e potrebbe essere interessante fare, diciamo, quest'opera di rete con gli altri interessati. E sì, io vorrei ribadire anche in effetti la documentazione di cui parlava Maria, perché diciamo questo significa andare a qualcuno e dire noi facciamo questo e quest'altro, diciamo avere un documento impaginato con le nostre attività. Una bella pubblicazione dell'Osservatorio Andromeda, insomma, più di una anche. Vai, allora, ora viene la parte delle osservazioni, cioè scoprire cosa avviene sopra la nostra testa, perché quello è di certo una cosa molto più complessa, però io l'esprimo in questo modo, nel senso anche organizzare un calendario dove ci sono degli eventi anche da un punto di vista astronomico e meteorologico per vedere, cioè, la natura cosa, se ce lo permette. Poi degli esperimenti molto pratici e semplici per degli aspetti magari che sono più complessi. E delle serate private per ottimizzare le energie, per appunto divulgare, cioè, sì, senza, sì. E appunto le serate pubbliche per anche con una modalità di progettazione, nel senso di vederci in gruppi, magari un gruppo fa una cosa, un gruppo fa un'altra e poi viceversa. E un questionario un indice di gradimento, diciamo, per esprimere la propria opinione, diciamo. E anche io direi anche per i bambini più piccoli, per cioè i bambini delle elementari magari, di dirgli anche che cos'è per loro lo spazio, una stella, un qualcosa che per noi, wow, cioè, ok, una stella, un insieme di tanti elementi, ma per i bambini, cioè, secondo me, già dall'inizio dobbiamo iniettargli questa cosa, sì, e quindi dobbiamo dirgli, cioè, cos'è per te magari l'universo, lo spazio, cioè, come lo interpreti? Giusto delle domandine semplici, sì, per farli. Quanti anni hai, Maria, giusto? Quasi 13, ma un applauso a Maria, credo sia la più giovane qui dentro. Volete chiudere? Giusto, diciamo, una conclusione. Beh, breve, perché siete stati assolutamente lunghi, mi rendo conto. No, diciamo, l'obiettivo di questo gruppo in particolare non è tanto il carpe diem, che diciamo si dice spesso, cercare di cogliere l'attimo, vivere la giornata, no. È dare continuità ad un progetto ben avviato, stabile e comunque utile alla comunità, non semplicemente ringraziandolo perché è il minimo che si possa fare, ma cercando di dare delle idee per il futuro, perché assolutamente, diciamo, come abbiamo detto prima, non siamo eterni, quindi il futuro bisogna scriverlo anche attraverso la conoscenza di a chi poi passeremo questa conoscenza. Grazie. Beh, a questo punto, per chiudere, siamo in chiusura, inviterei tutti i membri dell'osservatorio qui, forza, quindi ci salutiamo, ci diciamo due cose. Io, Pasqua, Nunzio, Natale, Elena, vabbè, io ci tenevo a dire una cosa, nel senso che, vabbè, sono stato molto contento di aver partecipato a questo percorso, eccetera, eccetera, ma adesso non è importante questo. Però c'è una cosa che mi ha incuriosito, che mi sembra emergesse un po' da tutti gli incontri quasi, è di quanto la scienza, la ricerca scientifica, la divulgazione, lo studio scientifico, nonostante sia scienza, abbia sempre a che fare con il sociale, sostanzialmente. Non è possibile fare scienza per la scienza, con la scienza, dalla scienza. Ogni processo scientifico nasce
da delle passioni che ci dicevano vengono tramandati, da dei gruppi in cui è possibile, diciamo, far crescere quella roba lì, è possibile... Quando le città e quando le persone sono ospitali anche nei confronti di osservatori, di chi si dedica a fare scienza, e quindi alla fine se vogliamo anche far crescere la scienza, questo è uno degli obiettivi, questo non può essere disgiunto, mi sembra, dall'essere radicati in un contesto sociale, che oggi poi vuole anche dire stare anche su YouTube, perché il nostro contesto sociale oggi è qui, è fuori, è su e da varie parti. Per cui questo è l'invito che vi faccio, cioè lavorate, cioè crescete dal punto di vista scientifico, dal punto di vista come associazione, dal punto di vista come costruzione di reti, di condivisione con altri attori, e questo penso sia il modo migliore per crescere nella città e per far crescere anche il sapere scientifico. Solo questo, vai. Grazie Felice, penso a nome di tutti, per quello che hai detto adesso e per tutto quello che è stato l'impegno profuso per arrivare poi anche a fare un vero e proprio percorso, come dice giustamente Nunzio. Ringrazio voi che ci avete seguito oggi e negli scorsi appuntamenti, chi ci segue anche da internet con tanta passione. Questo vuole essere un punto di inizio. Noi nella slide, che purtroppo adesso non c'è nessuno in regia, quindi non vi può mostrare, nella slide che abbiamo dietro c'è scritto: vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi diamo appuntamento ai prossimi eventi, anche al telescopio. E quindi l'idea è che comunque l'osservatorio astronomico va avanti e si anche cioè porta avanti il progetto di divulgare non soltanto teoricamente ma anche praticamente quello che noi poi andiamo a vedere, che è una parte anche molto interessante. E che è un momento anche per ritrovarsi, per fare noi team, per ritrovarci nell'amicizia, quando facciamo le serate fra i soci, per ritrovarci anche con gli altri in uno spirito più di società, con la cittadinanza, che so in buona parte ci vuole molto molto bene. E quindi anche attraverso questi eventi. Stiamo mettendo a posto il telescopio con gli ultimi acquisti che siamo riusciti gentilmente a fare per le donazioni che abbiamo ricevuto, e quindi... anche questo sarà in futuro. Lo dicevo prima mentre voi eravate nel gruppo, lo ribadisco per voi. Qualcuno mi ha chiesto: Pasquale, non smettere almeno sul canale di farci sapere di astronomia. Io ho detto: ma sono due cose quasi imprescindibili. E poi comunque sentiamo, penso di parlare un po' a nome di tutti, anche per uno spirito di gratitudine, di voler condividere questo. Certo, ora parla Pasquale, però l'identità del canale non cambierà. Però comunque si può integrare, perché è bello parlare di scienza ed è bello parlare di questi argomenti che sono curiosi, come può essere curiosa l'aviazione e curiosa anche in maniera maggiore l'astronomia. Noi adesso sistemeremo gli strumenti e mostreremo anche come si utilizzano gli strumenti, che è un'altra parte ancora più interessante. Per cui tutti coloro i quali volessero, insomma... approfittare, venire a dare un'occhiata, incuriosirsi, noi faremo in modo, insomma, di rendere questo il più semplice possibile per i cittadini e magari anche per chi ci segue da più lontano, perché anche quella è una società poi alla fine. E ovviamente l'invito anche a voi, ai ragazzi Open Space, a voi che siete qui stasera, di seguirci laddove lo riteniate interessante e opportuno. Quindi un grazie per concludere. Io volevo concludere un ultimo pezzo, cioè rispetto alla risposta alla domanda, che adesso mi ero passato di mente addirittura, perché cioè il furto all'osservatorio Andromeda è un fatto privato o riguarda tutta la comunità? Diciamo, un po' nel corso di queste giornate noi abbiamo già provato a rispondere a questa domanda, ma per la verità questa è sempre stata, sin dall'inizio, una domanda retorica. Nel senso che se no non avrei accettato di collaborare con voi. Se avessi pensato che era solo un problema vostro e che non facevate qualcosa di bello anche per il territorio dove vivo, non ne avrei accettato. L'ho accettato dall'inizio, perché sapevo che Andromeda ha fatto tanto nei tanti anni, diciamo così, dedicato attività, però la cosa che mi sembrava interessante era quello di provare a farlo emergere dalle persone che nel tempo appunto l'hanno incrociata. È troppo semplice farlo dire da voi, è troppo semplice che lo dicesse un esperto di che cosa, diciamo, sul tema, e mi sembra invece importante proprio socializzare questa cosa, anche per creare un maggiore
connessione con questa micro società e con le tante micro società che... Ma io lo dico a te, noi lo sappiamo e lo dico anche a chi ci segue online. Noi la risposta a questa domanda l'abbiamo avuta nel momento in cui abbiamo avuto una grande donazione da Los Angeles. Quindi più società di così, insomma, una persona dall'altra parte del mondo che magari non ci conosce nemmeno, infatti ci ha scritto anche, ha donato dall'altra parte del mondo, letteralmente. Quindi più società di così, io credo che la risposta l'abbiamo avuta in quel momento probabilmente, e ovviamente poi anche tutti quelli vicini e lontani nel nostro paese anche che hanno fatto la loro parte. Quindi sì, non riguarda solo noi, siamo contenti di questo, perché se riguardasse solo vorrebbe dire che non abbiamo seminato niente, probabilmente non riusciremmo nemmeno a seminare, invece adesso una bella partecipazione, magari adesso non c'è nessuno in live, sono andati via tutti, però niente, questo volevo dirlo, poi non so se qualcuno vuole aggiungere altro dei nostri. Commenti? Ah, io volevo dire solo una cosa. Dovresti... Vieni un po' più qui perché non ti inquadra, sei proprio al limite. No, volevo dire solo una cosa, che paradossalmente dobbiamo dire grazie a questi buontemponi che hanno deciso di prendersi la nostra strumentazione, perché forse senza questa tragedia per noi, perché sappiamo tutti, cioè noi lo sappiamo, penso che voi lo capiate un po' meno, ma noi lo sappiamo bene cosa vuol dire per noi perdere la strumentazione, perché oltre al danno prettamente economico, però poi c'è un valore affettivo anche per quella strumentazione. Quindi per noi è stata una bella, bella, bella mazzata, è stata. Però senza di quella io dubito che noi saremmo qui adesso. Forse per come, diciamo, erano andate le cose negli ultimi anni, la nostra associazione era destinata, lo dico anche un po' brutta questa cosa, cioè forse era destinata a morire piano piano, perché stavamo prendendo ognuno delle strade diverse, delle idee diverse. L'associazione stava un po' esulando i nostri percorsi. Questa cosa invece ci ha riuniti, quindi è stata una cosa molto positiva, perché poi ha fatto riscoprire in noi tutta la bellezza e il fine ultimo, che è quello di stare insieme, condividere l'amicizia, i rapporti, e scoprire anche le nostre attitudini personali all'amicizia, ai rapporti, oltre alla passione per la scienza. Quindi grazie. No, Va bene una volta, cioè grazie, ma va bene una volta. Va bene, in ultima analisi qualcuno mi suggeriva che l'Open Space regalerà dei fantastici portachiavi fuori qui al banchetto, lì al banchetto, sono già lì, va bene. Quindi ringraziamo anche l'Open Space che ci ha accolto, ospitato in questo bello spazio, e a questo punto a Chiara la chiusura e basta, poi che sono le 9:30. No, mi permetto solo di intervenire proprio per ringraziare la realtà dell'Open Space. Ci siamo confrontati prima sull'importanza anche della collaborazione tra le associazioni, quindi veramente un grazie a tutti quelli che ci hanno supportato e lo stanno continuando anche a farlo. Vediamo proprio com'è bello andare avanti grazie alla presenza degli altri, perché sicuramente abbiamo compreso tutti quanti che da soli non si va da nessuna parte, quindi è bello questo aiuto. E, insomma, grazie ancora a tutti. Grazie.